Nello scorso episodio, i nostri partecipanti a questa bellissima gita in montagna, sulla quale si stanno recando, ognuno consono di che cosa sta cercando o di cosa vuole affrontare, vede Bravor, interpretato da Felice, nella sua missione di risalire questo passaggio, questo vialetto, istigato da alcuni dei suoi compagni, affrontare uno Yeti, lasciando per appunto il passaggio, il vialetto indicato in precedenza. Il tutto si risolve con i nostri partecipanti, che ritornano nella sana via verso la cima di montagna, fuggendo dall'incontro con lo Yeti, senza affrontarlo in maniera diretta, potremmo dire, ma bensì fuggendo, e stanchi, recarsi per recarsi i sopini, fermi, nel loro luogo, che al momento dista 10 ore o 13 ore dalla base di montagna. Nel frattempo, Evolet, il personaggio di Evolet, ha ricevuto un'immagine molto interessante da Cal, che gli ha mostrato un qualcosa di estremamente strano, ossia una montagna con sopra disegnato per l'appunto 1, 2, 3, 4, 5 viandanti messi a riposo, accampati esattamente dove si trovano loro adesso. Il tutto riprende adesso con la fine del riassunto, perché saranno passate 4 ore dal momento in cui Cal si sarà messo a riposare. Essendo lui un qualcosa di diverso da voi, necessita solamente di 4 ore di riposo, ed è da qui che si riprenderà il tutto. Sono passate un totale di 13 più 4, 17. 17 ore da quando avete iniziato a scalare la montagna. Cal, segnati pure che ti rimuovi l'affaticamento a 1, ok? E sei riposato, avendo compiuto un riposo lungo da 4 ore. Gli altri probabilmente saranno in riposo, oppure ti hanno appena dato il cambio per effettuare il turno di... non di osservazione, ma di... Guardia. Il turno di guardia. Una domanda, il bot è acceso perché io non lo sento, quindi non lo trasmetto. Ah, scusate. Vai. È finito l'assunto adesso, play. Ops. Let's go! Cosa? Ho sentito un let's go! Bellissimo! Non si può! Il dreadnought, raga! Va bene! Non si può quella canzone lì. Rimetti comunque il bot. Non si può. Prego. Potremmo aver fatto dei danni. No, per così no. Poco no. Ok, vai. Ops. Quindi, sono passate 10 ore, 17, se non sbaglio dovrebbe essere circa le 11 o se non le 1 di notte, in questo momento, o le 2 di notte. Effettivamente non si vede il cielo stellato, men che meno nubi, se le chiamereste così tali. Effettivamente vedete il buio notturno, quello che non è illuminato né da luci naturali, né da di fiaccole, se non dalle vostre, in questo caso lanterne. È silenzioso attorno a voi. Qualche rumore di insetto disturba il vostro sonno, ma niente di più. Cal, se hai intenzione di svegliarti, adesso è possibile farlo, altrimenti giungerà il momento in cui si sveglieranno anche gli altri. Io mi sveglio. Dal fuoco... Sì. Cioè, più che svegliarmi è un... mi muovo. Tiro fuori le mie spade, tiro fuori, insomma, i miei armamentari, e mentre va avanti il turno di guardia, affilo la lama, controllando che tutti stiano dormendo. Bene, non accadrà nulla durante queste 4 ore. E si faranno le 5 di mattina. Ok.
Io se riesco vorrei cercare di svegliarmi poco prima degli altri, perché sono un sacco curiosa di chiedergli di questo biglietto, però pensando che me l'ha passato di nascosto. Ok, quindi tipo riemergo dal fagottino in cui sono, tipo ancora col bigliettino in mano, stropiccio un po' gli occhi. Buongiorno. Buongiorno, c'è del latte caldo lì. Mi sveglio di soprassalto, come mi sveglio ogni mattina, mi sveglio urlando praticamente. Cioè, Lagu, nelle 4 ore che dormivano vorrei aver fatto qualcosa di molto frugale, tipo aver scaldato un po' di... Tipo bevande e una colazione? Sì, una cosa molto, molto easy, tipo latte, qualcosina, gallette, quelle vecchissime, rinsecchite, buttate lì. Non avrete del latte, purtroppo. Ok, acqua calda con delle foglie per fare tipo tè. Ci lo sta. Anche perché ha trovato della roba... Esiste. Ok. Io mi alzo, mi alzo e inizio a cantare, no? Buongiorno a tutti, sai perché c'è il sole grazie a me? Io l'ho salvato e sai perché sono bravo proprio me? E canto. Prendo una padella e lo stendo. Tiro per colpire. Vuoi avere degli biglietti di prima mattina? Perché cos'è che abbiamo gli biglietti di prima mattina? Aspettiamo il tiro per colpire prima. Io lo voglio. Colpito. Okay. Un di 4, per favore. Ok. Cioè, non voglio fargli del male. Per tramortire. Però, cioè... Gli hai fatto un danno. Ok, perfetto, uno. Cioè, non può urlare di prima mattina. Non voglio gli dieti addosso. Quindi ci sono io che vado dietro di lui con la padella. Ma porco! Anche perché vorrei soltanto dire una cosa: è prima mattina e qualcuno sta urlando. Io mi sono svegliato da un pezzo, ragazzi. Io mi immagino tutti gli altri. Oh, ma non vorrei mica attirare le creature della foresta. Le ire di Isis. Hai ragione, scusate, è vero, è che è l'abitudine, ma che c'è da mangiare? L'abitudine a urlare la mattina? Con delle foglie essiccate. È tua abitudine urlare la mattina? No, è mia abitudine cantare la mattina. Conosco tante canzoni, ma la cosa che più mi piace è tipo cambiare le parole con le canzoni. Cioè, improvvisare. È bello. Sì. Bellissimo. Io intanto mi sto avvicinando a Cal, comunque, tipo... Che non si è mosso con il bigliettino. Non esatto, ho sempre la padella in mano e il bigliettino. Tipo mi siedo proprio accanto a te, tipo in ginocchio, e ti guardo, tipo, sai di che cosa voglio parlare? Io ti guardo e ti faccio... Zitta. Io ti guardo e ti faccio... Hai segnato sì con la X, vero? Cosa? Niente, lascia perdere. Io sono lì nel mezzo a guardare. Che vuol dire? È un gioco che non capiresti. Ma si gioca! Sì, è qua che si gioca! Tu con le corna, col corno, vedi che si gioca! Che giochiamo? Come funziona questo gioco? Prendo un padellino. Ti appena sveglio. Ma prendo un pentolino, prendo della neve fresca. C'è della neve? C'è della neve? No. Isis, c'è dell'acqua che ho lasciato bollire. Volevo fare il survivalist DIY nella natura, ma ok, prenderò il tè già pronto. Allora, io volevo fare una cosa dopo. Bravo, il gioco funziona così. Si chiama... Chi raccoglie più rametti vince. Devi mettere tantissimi rametti in un sacco a forma di X. Tutti i rametti, uno sopra l'altro, a forma di X. E non devi farli cadere, ci riesci? Ragazzi, guarda che sono soltanto molto buono, non è che sono un coglione. Cioè, capito? Cioè, puoi dire tranquille le cose che vuoi, che faccio il fuoco a che sto zitto. Capito? Che mi offendi, sai? Scusami, stai è l'abitudine. Zitto, non rompere i coglioni. Io non li rompo, cioè, non è che è difficile questa cosa.
Vado a fare, allora, vado a accendere il fuoco. Basta, ho capito. E mi allontano risentito. Vai. Cosetto? È lontana. Dove vai? A prendere, a cercare legnetti per cercare, per accendere il fuoco. Lì vicino, nelle vicinanze, ovviamente. A, a distanza di sicurezza. A, in linea di vista da tutti quanti. Va bene. Va bene. Mi vedo molto male. Ripensando alla notte prima, è normale, volevo fare il, forse anche un po' il, ripensandoci in mezzo alla notte, Doran prova a ricordarsi, è normale che di sentire di queste creature per le zone montuose forse, ma a queste altezze e così vicino a un luogo abitato alla fine? Non c'è bisogno che fai tiri, siete a 10 ore dal primo luogo abitato in una montagna dove ci sono gli Yeti. Cosa mi stai chiedendo? Non è normale che non ci siano degli Yeti? Di solito sono altezze più alte. Negativo. Ok. Non è... è come se dovessi incontrare un orso. Dico, beh, potrei trovarlo come okay. trovarlo. È plausibile in questo caso, va bene. Senza bisogno di tiri. Normalità. Eh? Senza bisogno di tiri. Normale. Potrebbe esserci. Allora, io mi metto a cercare la legna, dopodiché torno al campo base canticchiando la stessa canzone in testa. Quindi voglio che la gente lo sappia, che io me la sto canticchiando in testa, no? Perché ogni tanto mi faccio scappare un... volutamente, perché loro lo sappiano. E niente, mi metto ad accendere un fuoco dopo che ho acceso il fuoco chiedo ma che ci arrostiamo su sto fuoco? C'avete, che ci so, sono i conigli. Ci sono i conigli che ha catturato Isis l'altra notte. Ma... ci sono delle erbe e abbiamo una cuoca. Che scusa, però io mi schifio a spellare i conigli. Non è che ci potresti mettere le erbe tipo dentro a calcare e poi li buttiamo? Però prima so che si toglie la bava. Io mi fa senso, sinceramente. Usando il mio tratto dell'Huffling Ghostwise, voglio far sentire nella testa di Bravor queste parole. Non se ne accorge che sono io. La grandezza di un chierico è servire gli altri come se fossi io. Scusa, mi ricordi che tratto è? Lo leggo subito dalla link. Vai. Okay. Uffa. Silent speech. Sa che sei tu, eh? Sa che sono io? Sì. Sei tu che stai parlando con la tua voce a lui. Ok, quindi mi giro verso il letico. Ma lo sai che c'hai ragione? Sai, bro? Allora correggo e dico come se fossero il tuo dio. Come se fosse... Sai, bro, la voce nella testa sgrammaticata mi dice che praticamente bisogna saper servire gli altri. Quindi dimmi se ti serve qualcosa. Se vuoi, io supervisiono il lavoro che fai. Cioè, ti dico brava. Però mi schifio a togliere la pelle al coniglio. Ma io penso che se non mangiamo sono, come dire, difficoltà a mare per andare avanti. Ah, amico immaginario, anche tu. Senti le voci? Figlio un coniglio. Più o meno, però. Tiro fuori un coltellaccio. Immagino che sia lei. Indico Isis. Ne passeresti uno anche a me. In due faremo prima. Tieni. Ti lancio uno dei conigli. Prendo. E inizio a scuoiare. Ma. Sì. Scusami, bro. Prima. A parte che non so se sono cose che riguardano i falsi nani, però c'avevi quella cosa del biglietto, che ne parlavi con Cal. Dato che siamo un gruppo, abbiamo anche affrontato delle cose, come dire, quella cosa pelosa bianca, brutta, lo Yeka, come si chiama quello là. Che c'è nel bigliettino? Non per farmi i fatti dei falsi nani, però
magari ci può interessare. Le ho chiesto se vuole diventare la mia fidanzata e sul bigliettino c'è scritto sì o no. Va bene, ecco cosa doveva mettere la croce. E ci sono io tipo che faccio cosa? Bellissimo. E divento fucsia, cioè tipo proprio fucsia. E no, no, sì, no. Vado a cucinare e prendo uno degli scoiattoli scoiati e comincio a cucinare con le bacche, le erbe. Faccio tipo uno stupato, confusissima. Nella tua testa senti, è un bel ragazzo. Vado, ti mette il meme con Shaquille O'Neal alla pipa. Vado da Doran, lo tiro giù per la cosa, tipo, gli dico... Ma sono a me qua pieno per il culo, non ho capito, cioè che io ho fatto, cioè, ma non è che, vabbè, ok, non lo so. È prima mattina e non so te, ma non sono esattamente abituato a tutto quanto questo, quindi ne riparliamo fra un paio d'ore, che ne dici? Va bene. E nel mentre vedi che comunque stava finendo di armeggiare con una sorta di scrignetto che stava là al di sotto, faceva parte diciamo del suo zaino, non si vedeva benissimo, sembrava che stesse armeggiando con alcuni degli altri suoi strumenti. Ti è parso anche di vedere una sorta di tipo la mano di una marionetta, un attimo, ok, ma la rimette a posto, il tutto e si ravvicina al fuoco dandogli una ravvivata con taumaturgia quando è necessario. Per me ok. Io intanto continuo a cucinare imbarazzatissima. Dunque, cosa vogliamo fare oggi? Andare nella foresta preparati oppure continuare sullo sterrato e cercare, non lo so, di camminare e basta. Considerando che prima c'è la strada, ovviamente. Considerando che prima si è parlato di essere un gruppo, considererei di agire come tale, quindi non farsi prendere troppo dalla fretta quando non necessario, specialmente nel bel mezzo della notte, ad esempio. O, e qua si gira più verso di te, e Isis, abbandonare gente con più di una necessità, dimenticandosi del resto del gruppo. La puoi biasimare. Abbandonare? Non ho abbandonato. Ho aiutato Prue ad arrivare fino alla strada. In realtà non proprio. Ho più fatto io da scudo di carne contro quell'essere, ma sì! Sì! Se fosse scappati tutti fin da subito non ce ne sarebbe stato bisogno. Certo, e avremmo perso Bravor. E avvertire per tempo anche sarebbe Bravor stato anche utile. Scappare. No, non c'era. Qualcuno vuole lo stufato? Comincio a tirare io. Cioè io immagino la situazione, no? Tutti tesi così, con queste accuse arriva lì. Qualcuno me l'ho stufato! E tutti rimangono lì, nemmeno caldo. Grazie, così. Cara. Prendo una coscia del coniglio e la stacco, iniziando a mangiucchiarla. Io dico, guardate, il mio padre Temistocle mi ha sempre detto che a voler bene ai bravi è facile. È voler bene agli stronzi che si è bravi. Però diciamo che non è un compito sempre facile. Io se vi devo aiutare lo faccio, se devo rischiare lo faccio, e se sono il primo a dover dimostrare di volerlo fare, lo faccio. Ma io mi chiedo, fareste lo stesso, dato che crasha Discord. A posto, risolto. Non ha preso del no. Dicevo, l'ho guardato talmente male in game dopo che questo è il meme. What if you wanted to but God said no?
Io parlando, il mio personaggio ti ha guardato di un male, visto che letteralmente ti ha lanciato indietro, sì, prendendosi lui gli schiaffi. Qualcuno ha castato banishment fortissimo. Esatto, dicevo... Dato che me la siete telata nel momento del bisogno, perché io sono pronto di nuovo a fare il primo passo, però... Io penso che... fuggire quando c'è qualcun altro nel pericolo non è tanto onorevole. Bravo. Se sei ancora qui è perché qualcun altro non è fuggito, e indico il Doran, e mi ha dato una mano a distrarre la creatura mentre ti lanciavo all'indietro prima di scappare. Ma infatti non parlo con te. E guardo Isis. Non puoi biasimarla. È normale reagire così. Insomma... Le persone onorevoli non vivono a lungo. Sì, ma quelli che no, ma quelle non onorevoli non vivono per niente allora. Nel senso, che vivono a fare? Per cosa? Allora sarò una persona onorevole. Vedremo, ma... vedremo, non c'è, vedremo. Non c'è bisogno di tutto questo. Ragionate, non ci conosciamo. Sappiamo a malapena che io ho fretta di arrivare lì su. Lei ha fretta di arrivare di su. Tu sei Bravor e hai salvato il sole. Esatto. Sappiamo che abbiamo una ragazzina che per qualche motivo vuole arrivare di su, e non ho ben capito da dove vieni. Ma anche Doran in qualche modo deve arrivare di su. Abbiamo un obiettivo comune, ma non possiamo dirci che siamo un gruppo ancora. Io voglio solo... Una mattina sappiamo i nostri nomi. Voglio farti una domanda. Se per salvare uno di voi rischio di morire, cosa devo fare? Il problema è che insieme siamo più forti. Scusa. Se siamo da soli, moriamo comunque. Si è frizzato. Cal. Io aspettavo la risposta. Frizzato vero? Pensavo fosse rimasto così immobile. Io pensavo mi stesse perculando. Questa è la reazione. Io... Va bene, bellissimo. Tutto ciò è bellissimo. Allora, come la prendo questa non risposta? Come la prendo questa non risposta del John Master? Stava parlando Pru. È uscita. Va bene. Speriamo, riaccendi la webcam. Ragazzi, mi è saltata la corrente, scusate. Tranquillo, vai. Tranquillo. Ottimo. Che fortuna. Vai, vai. Dungeon Master, prego. C'era proprio che stava dicendo qualcosa. Ah, vai. Se, sempre mentre distribuisco stufati, intanto mangiucchio un po'. Sì. Il problema è che se siamo da soli, sicuramente moriremo. Se siamo insieme abbiamo più possibilità di non morire, quindi tecnicamente siamo un gruppo. Ok, magari non ci fidiamo tantissimo l'uno dell'altro perché non ci conosciamo, ed è pur vero che ci verrà difficile rischiare la nostra vita per salvare qualcun altro, però è proprio per questo che siamo partiti in gruppo, altrimenti saremmo partiti da soli. Quindi evitiamo di fare cose stupide, prendiamo le decisioni insieme, cerchiamo di pararci il sedere a vicenda e comportiamoci come se fossimo una sola persona che sa fare tante cose. Io non posso esservi molto d'aiuto, ho solo questa e vi faccio vedere la balestrina. Non ho neanche dei dardi. Non mi ricordo tanto bene come si usa, quindi... certamente non posso buttarmi davanti alle creature, perché sarei più di peso per voi riuscire a salvarmi dalle grinfie di qualcosa. Quindi al massimo prometto che proverò a lanciare roba dalle retrovie, più che altro per non intralciare voi. Però sono tante ore che camminiamo insieme, io sono stanca, penso anche voi. Dobbiamo arrivare a un punto di comunicazione, e a tal proposito esco fuori il biglietto
Ok, che probabilmente volevi dirlo solo a me, ma io sono voi, noi siamo tutti, quindi adesso ne parliamo tutti insieme. E apro il biglietto. Pausa, ragazzi, sto laggando a merda, datemi un attimo che riavvio il modem. Non capisco un cazzo di quello che hai detto, so soltanto che hai tirato fuori il biglietto. Ok. La cosa non mi è piaciuta in game, per niente. Ok, vai, vai, veloce, 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 va benissimo. Abbiamo problemi tecnici, torniamo fra qualche minuto. Chissà se arriveranno al punto dove penso che arriveranno. LOL. Ok. Alla fine di questa notte la luna si spezzerà in cielo, ne sono sicuro. Aiuto. Io vedendo questa scena, dico, nel frattempo che aspettiamo che torni Cal, certo! Che per essere un falso nano ha sicuramente tante carte in regola. Condivido e sottoscrivo ogni singola parola di quello che ha detto il falso nano. E addurrei di mettere qui le mani in cerchio e fare una promessa, perché da dove vengo io le promesse sono importanti. Giuriamo. Giuriamo che non ci abbandoneremo nel momento del bisogno. Giuriamo, perché così allora io rischierò la mia vita se necessario. E giuriamo di non abbandonare mai un compagno. Io lo giuro e metto la mano in cerchio, così. E sono così. Sono che lo segue. Che... lo faccio anch'io. Okay. E tipo, metto la manina e dico: giuro, bravo falso nano. Non sono un falso nano. Ma sei un nano? No, sono un halfling. Anche se lei è un halfling. Chi? Lei, Aesis, è un halfling. Ci chiamano mezz'uomini. Ah, non era una donna bassa. Halfling. Pensavo fosse una donna bassa. Ho capito. Tu allora che cosa sei? Io sono un vero nano. Ah, ok. Vabbè, ma siamo solo io e te, siamo qua con sta mano. Va bene. Senti con le mani morbide. Mi dispiace, non faccio promesse che non so se posso mantenere. Mi basta l'intenzione. Ripeto, se do la mia parola è vincolante, quindi è meglio se la do quando sono sicuro. Comodo. Doran! È un buon affare. E mette la mano sopra. Mi giro verso la... In quanti siete per far contatto per adesso? In tre. Aiuto! In tre? Prego, continuate. E dico... E tu, donna bassa? Il mio nome è più cortese. Però se non ti dispiace ti richiederei quello indietro. Che c'è scritto nel biglietto? Dopo che ci siamo dati la mano, abbiamo giurato e dico: che c'è scritto nel biglietto? Metto anch'io la mano, Sì, siete stati in quattro? Sì, quattro. Metto anch'io le mani, sì. Prego, continuate. La togliamo, io tolgo, tipo mollo la presa e dico: che c'è nel biglietto? Che c'è scritto? Ti faccio un momento. Perché l'hai dato solo a me? Hai detto qualcosa che mi ha interessato. Ora dammi quel biglietto, per favore. È l'unica cosa che mi rimane. Non lo voglio rubare, ma io voglio capire perché c'è quello che ho visto. Va bene. Me lo puoi ridare, per favore. Scusa, Cal, hai qualcosa da nascondere? Non penso che siamo persone brutte. Anzi, quello che manco vuole giurare di aiutarci sei tu. Cioè, se hai qualcosa... Perché io non lo... Se vuoi che non lo leggiamo, non lo leggiamo. Guarda, ti dico questo. Se vuoi che non lo leggiamo, non lo leggiamo. Però sarebbe bello che ce lo dicessi tu.
In quel biglietto c'è letteralmente il mio unico motivo e l'unica ragione per cui io sopravvivo. E perché l'ha detto a lei? Perché lei ha detto qualcosa di importante. Mica sparo cazzate! Sentire la tua testa. Sì, caro, lo fai. Allora, non lo apro. Te lo restituisco. Ok, non ne vuoi parlare con gli altri, però adesso mi dici dove l'hai trovato, quantomeno. In un altro mondo. Ma direi che è ora di andare. Allora, già. Si sono fatte le 6, ragazzi, come ho considerato questa cosa qui da un'ora in più. Quindi, ditemi, volete continuare a seguire il percorso? Ormai, come ricordo, è la via che porta verso la cima della montagna, o prenderete una strada diversa? Io sono per la strada diversa. Allora, io offro il percorso! Io dico questo proprio. Allora, dovete pensare, considerando la situazione, io non mi fido tanto ormai di Cal, capito? Ma non per qualcosa, non con cattiveria. Non mi devi spiegare. No, io lo sto spiegando. Non mi devi spiegare. Dico, no, sto spiegando il perché faccio quello che sto per fare. Dal momento che non mi fido, voglio, tra virgolette, non dico prendere il comando, ma dare la direzione. E dico proprio questo. Cal, ti dimostrerò che la fiducia non è mai sbagliata. Nemmeno quando viene tradita. Quindi, quello che hai appena detto è una cosa che non ha senso, perché la fiducia nel momento in cui viene tradita non è più fiducia. E invece chi è il cuore puro non si pente mai di essersi fidato, nemmeno quando viene tradito. E te lo dimostrerò. Ma noi prenderemo la via del sentiero. Se vuoi, vieni con noi. Mi ricordi uno dei paladini di Corellon? Sono quelli zoppi senza occhi. Non credo che li abbiate qui. Ok, vabbè. Andiamo per il sentiero. Spero tu possa venire con noi. E cammino per il sentiero. Bravo, inizia a dirigersi seguendo il sentiero. Scommetto che se ci sarà un punto sicuro dove tagliare, ce lo dirai, Aesis, giusto? Ci sarà un punto sicuro, un altro sentiero che sembra essere più veloce, certamente. Deve esserci un motivo se gli Yeti non si sono avvicinati fino a qui. E non è perché la foresta è terminata. Questo siamo d'accordo, siamo forse un po' tanto vicino a un centro, è strano vedere, lo trovo un po' strano vederli qua a giro, anche perché giù alla montagna, alla base, non è che ci fossero molte guardie, no? Prendiamo il meglio dei due mondi. Non perdiamo troppo tempo. Non credo che me ne rimanga poi così tanto. Tragica. E detto questo inizia a camminarsi. Al e Pru, cosa fate? Io apro il biglietto. Molto bene. Io li seguo, però tipo di sottecchi continuo a guardare Cal. Cal, una notizia per te. Il biglietto mostra immagini diverse rispetto a quella che hai visto in precedenza. Vedi, difatti, un uomo in mezzo ad una montagna che viene lasciato indietro da 4 persone. È un disdegno. Scuoto il capo e mi metto dietro di loro, ma molto a distanza. Il disegno è cambiato, nel caso... ok. Bene, allora. Quindi camminerete.
proseguirete per un totale di 6 ore, dopodiché inizieranno a farsi sentire, se voi li consentirete. 6 ore, ok. Di nuovo, com'è il paesaggio? Com'è il paesaggio? Cambia in queste 6 ore? Il paesaggio è identico. Sono sempre gli stessi alberi, direte anche se sono diversi. State proseguendo in cima alla verso la cima della montagna. State effettivamente salendo di quota. Non inizierà a mancare l'ossigeno, però sentirete la stanchezza di una camminata di 6 ore verso l'alto. A questo punto, il percorso ormai è lo stesso. È un percorso impegnativo, non impossibile. Vi sono dei punti dove dovete mettervi in coda uno, tra l'altro per salire una piccola salita magari, una rampa un pochettino più scosceta rispetto agli altri, ma niente di estremamente impegnativo. È un percorso di montagna, niente che nessuno non sarebbe in grado di fare. E fino ad allora, per queste 6 ore, non avrete nulla, il tempo è cambiato nel frattempo. Il sole, che si dovrebbe vedere oltre le nuvole, inizia ad illuminare, ha illuminato effettivamente, vi siete goduti anche un po' l'alba effettivamente. Ma è coperto dalle nubi che stanno in cima alla montagna, che iniziano a diradarsi stranamente stavolta. Quindi iniziate a vedere un po' il picco della montagna da dove siete adesso. Isis, mi ricordi quanta percezione passiva hai? Certo. 15. 15. Potrai notare in lontananza un fuoco, un fumo di fuoco. Io in tutto questo mi dimentico e inizio a canticchiare. La parmigiana di zucchina è più buona la mattina, la parmigiana di melanzane che ti piace a quelle anziane. Facci ragazzo. E canticchio cose sul cibo praticamente. E con le uova sono del meglio. Sono fatte le 12, eh. Il fumo. Sono fatte le 12. Il fumo arriva, lo vedo attraverso la foresta. È un fumo distante. Vorresti fare una stima? La stima sarà di circa 6-4 ore. 4 Ed ore. È più in alto rispetto a voi, sì, è più in alto rispetto a voi. Ci arriviamo dalla strada? Si potrebbe dirlo. Ci possiamo avvicinare dalla strada, però, dalla via. Il percorso pare andare in quella direzione, sì. Ma non sapresti se il percorso arriva lì. Continuiamo sul percorso finché non vedo che fa deviazioni troppo distanti dal... Non è una decisione che devi fare da sola. Io non dico niente che c'è il fumo. Prego. Noi ci accorgiamo che lei sta guardando... Io la seguo. Percezione passiva? 10. Io 18 poco. Percezione passiva? Noti anche tu il fumo che sale. Ok, io proseguo verso il fumo. Ok, io non ci faccio caso sinceramente, vedo che loro dirigono in quella direzione e io dirigo in quella direzione, non ci faccio caso, l'importante è che non seguo Cal, cioè se Isis va di là, io ci vado, Isis va di là, tranquillamente, e continuo sempre a canticchiare. Cal, tu che farai? Io proseguo. Melanzane! Andrai dritto per la foresta o seguire il percorso? Io cerco, vedo il fumo, mi dirigo verso il fumo. Vabbè. Cal la foresta o dal percorso? No, non sta seguendo il percorso. Il percorso fa un suo percorso. In Italia, per il bosco. Io me ne accorgo, perché io ogni tanto tipo buttavo lo sguardo. Prego, per vedere dov'era. A meno che tipo... Cal non si stia muovendo in maniera furtiva. No, io non mi sto muovendo in maniera furtiva. Cioè, sono nel bosco, Cal, mi rendo conto. Si muove in maniera... Prego ragazzi, chi si vuole accorgere è libero di accorgersi. Sì, io non mi sto muovendo in furtivo. Allora, mentre stavo procedendo dritto, seguendo Isis, siccome ogni tanto appunto davo uno sguardo dietro, perché avevo visto essere allontanato, vedo che si allontana, faccio un sospiro, tipo, mi allontano un attimo e faccio Cal! Dimmi ragazzina. Dove stai andando? Verso quel fumo. Fumo? È tipo, fumo. Alla parola fumo anch'io, cioè capito? Mi viene in mente la pizza al fumo, però subito dopo dico fumo e allora mi giro verso, cioè, lo si vede il fumo dove mi trovo? Sì. Ok. Ti metti sulla punta dei piedi e lo vedi. Ok, e dico, ehi, fermi,
c'è il faun. Aspetta. Sì. Ci avvicineremo dalla strada. E se tu l'avevi visto? Ma perché andiamo verso il fumo? Adesso sono nemici. C'è il fumo lì giù. Sappiamo che c'è probabilmente un guardiacaccia. E magari potrebbe rispondere a delle domande che abbiamo, ma che avete, perché io ho le mie. Ma vediamo che dice il mezzo nano, il falso nano. Un attimo, il problema è questo, stiamo ricominciando, neanche 6 ore e già non ci diciamo più le cose. Esis, tu avevi visto il fumo, perché non ce l'hai detto? Cal, tu hai visto il fumo, perché non ce l'hai detto e ti stavi allontanando da solo? Perché io non faccio parte del vostro gruppetto. Questo è poco ma sicuro, ma tu? Ma mezza donna? Come da quando voi avete fatto quella cosa strana, potevi perfettamente unirti. Va bene, non si è voluto unire, non è questo il problema. Il problema è poi potevi semplicemente dire: ragazzi, io non vi seguo più, sto andando per i fatti miei. Più che altro per gentilezza. No, ma io per gentilezza te le ho offerte le mie torte. Questa è questa io è una solita. Per gentilezza ti ho fatto vedere qualcosa. E poi non hai detto più nulla. Perché volevo che ne parlassi tu, che parlassimo noi due, ma non è un problema. Io sto andando da quella parte perché c'è del fumo. Io non so di che cosa tu stia parlando. Ed è giusto così, non ti preoccupare. Io vado verso il fumo. Se voi volete venire, io sto andando. Fermi. Vuoi andare verso il fumo? Tu vai verso il fumo. Noi preferiamo parlarne. E sto lì ad aspettare nel vedere se va o meno. Io vado. Io dico agli altri di fare cenno di aspettare. Io vado. Quel tizio ha buoni 10 giorni di reazioni e strumenti addosso. Non so quanto è una buona idea lasciarlo andare così. E questo è il motivo per cui non avevo detto niente. Io dico questo. Io non sono cattivo. Andiamogli dietro. A distanza. Se si trova nei guai, lo aiutiamo. Così forse si renderà conto cosa significa far parte di un gruppo. Questa è la mia proposta, ma è una proposta. Dobbiamo deciderlo insieme, come una squadra. Se quello è il fumo di Duncaster, vuol dire che forse questa zona è più sicura. Voi che dite? Anch'io andrei verso il fumo. E tu? La foresta ha cercato di attirarci in tanti modi. Con la promessa di una via più veloce. Ne parli come se fosse viva. La foresta è stata sempre ferma. Siamo stati noi stupidi ad entrare dentro. Mica ci ha chiamato con gli alberi, tipo: venite, venite, hobbit, venite! No. Cos'è un hobbit? Cos'è? Pure. Ho visto uno spettacolo teatrale al villaggio. Si chiamava il Duca dei Monili. Era bello. Ma se facessimo a metà, come diceva Isis, ci avviciniamo il più possibile per il sentiero e poi tagliamo dal bosco quando ci sembra che siamo in linea d'aria il più vicino possibile. Ma non lo seguiamo a Cal? Cal, e gli lancio una pietrina. Cal sta andando, infatti stavo aspettando che il master mi dicesse cosa voglio fare, perché dal momento in cui entro nel bosco non stanno discutendo, decidiamo cosa fare allora, e poi immagino... Io vorrei muovermi effettivamente seguendo, cioè guardando per terra per bene se ci sono tracce fecali, quindi evidente segno di animali, le dimensioni delle feci se ci sono, perché di solito gli animali marchiano il territorio in vari modi, quindi anche graffi sopra gli alberi, cercando di circumnavigare magari le zone un po' più pericolose, avendo comunque proficiency in sopravvivenza, e lasciare, cioè fare meno rumore possibile. Se necessario mi prendo i miei 5 minuti per togliermi la parte sotto della... non è anche perché non c'ho svantaggio, quindi tiro dritto e cerco di muovermi. Voi altri invece lo seguirete come da piano oppure... Aspetto la loro risposta io. Che facciamo? Lo seguiamo? A distanza, così non schiatta? A metà del nostro equipaggiamento. O almeno di quello del gruppo. Io lo seguirei. Lo seguiamo a distanza. Calmi, tiri. Marchiamo? Scusami. Finisci un attimino. Marchiamo gli alberi o magari il percorso, così se dobbiamo tornare indietro, torniamo indietro più rapidamente.
Certo. Prendo la spada corta e segno... Faccio un taglio verticale sui tronchi mentre passiamo. Bene. Quasi, quasi che ci segue, quasi si sbaglia. Cacciare, seguire Cal come se lo stessi cacciando. Io, Master, ti faccio survival e uso conoscenza dal passato, perché nel passato tu sai cos'ero come razza, e quella razza è particolarmente avversa ai boschi. Potrei notare... Allora... C'ho un'ispirazione, uso l'ispirazione, uso l'ispirazione. Bene. E tira. 10 ha deciso, vabbè. Se uno è stronzo, è stronzo. Sì. Allora, con un di 6 in più cosa fai? 12. 12. vabbè, oh, non allora, faccio niente, così ha voluto. Proseguirai dritto. Se sbaglia, per sbaglia pure noi. Un'ora. E noterai a terra tracce di molti animali. Alcuni non sai nemmeno di che animali di chi siano. E di fronte a te vedrai questa enorme impronta. È una serie di coppie di zampe grande almeno. Le ricollego a quelle degli Yeti? Non sono Yeti. Okay. Grande, che caspita sta? Tu sei un Goliath, direi quanto un tuo polpaccio. Uff. Ma le vediamo anche noi, seguendo lui. Sono coppie di piedi. Mi chino e tocco la pedata. Di solito quando è stata impressa per tanto tempo è più secca rispetto a se è stata da poco tempo. È molto fresca? È fresca. Ok. In che direzione va? Potrebbe andare verso la tua destra. Ok, il fumo sta? Il fumo non è nella direzione delle zampe. Ok, allora non mi interessa, io cerco di passo in modalità stealth in questo momento per muovermi in mezzo al boss. Quanto hai di stealth passivo? Di stealth passivo ho 13. 13? Prego. Bene, voi altri che lo osserverete. Sì, ma dato che lo seguiamo a distanza, vediamo le stesse orme, immagino. Vedrete lui che, cioè vedrete lui in lontananza, che si era piegato. Se nel momento in cui lui andrà avanti, voi esaminerete queste cose qui, vedrete queste impronte, sì. Non vi dirò di più se non... No, ok, io dico... Ma io non so nulla di ste cose, cioè, ma è che qualcuno c'ha più esperienza di me, di animali, di bestie? Talmente, non fare rumore. No, magari canto più tardi, adesso no. Magari sì. Mi avvicino alle orme. Dimmi. Vorrei capire cosa le ha fatte. Sopravvivenza. La tua DC è una DC di... l'hai già trovato, quindi è una DC di 13. Normalmente tengo quanto più occhi possibile sul grand'uomo che si sta allontanando. 15. Beh. In vicinanza a queste orme noti che sono fatte dalla stessa creatura. Sono coppie di gambe, una di fronte all'altra, fatte dalla stessa creatura. Ci sono anche dei segni diretti, le diresti. Il che ti conferma una cosa. Impasidisco. No, fermi, io non sono... È un basilisco. In game, perché non lo so. Io in game penso che è un basilisco. Da cosa l'ha capito che è un basilisco? Perché non ho seguito, non ho capito. Coppie di orme e scia di coda di un rettile. La grandezza, poi... È un legame, è un polpaccio di Goliath. Ok. E io vedo, praticamente noto il suo sguardo preoccupato, no? Immagino, e dico... Non proprio. Se io semplicemente mi giro e dico... O lo convincete molto in fretta a tornare indietro. O lo lasceremo qui. Io lo lascerò qui. Perché? E lascerò tutti voi. Ma perché? Se non mi seguirete. Che è? Che cos'è?
A che appartengono ste impronte? Azione. Qualcosa da cui non riusciremo a scappare. Ma per prima dire che cosa? Quella se ne va! Un basilisco. Basilisco! Oh, cazzo, è un basilisco, ho capito. La mano sulla bocca. Cosa? Okay. Ti ho messo la mano sulla bocca? Quando ha alzato la voce un attimo. Cerco di avvicinarmi a 30 piedi da Carl. Abbastanza allora, per riuscire a... Furtivo. Scusa, Bruma, che è un basilisco? Penso sia una cosa brutta e non grossa. Non lo so. È raggiungibile, ma... sì, dai, è raggiungibile. Non gli starei a 30 piedi, gli starai a un po' di, okay. Po' di più. Devo essere a 30 piedi per potergli parlare. Allora, consumiamo... Va, facciamo così, guarda, che bello. Devo sistemare l'orologio. Devo avvisionarmi. Prego. Sei abbastanza vicino da potergli fare telepatia. Vai. Cal, in queste foreste si aggira un basilisco. Non è sicuro andare qui in giro. Se lo incroceremo non potremmo scappare e non siamo in grado di combatterlo. Se vorrei continuare, lo farai da solo. Mi giro verso di lei e farò col labiale, quindi quello che capirai, capirai. E vado avanti. Figa sta cosa. Figa sta cosa. Non ho capito niente, ma è figa sta cosa. Tornerò indietro. Sì. Bella. Dal gruppo. Dico, ha preso la sua decisione. Torno sulla strada. Fareste meglio seguirmi. Così è grave? Che hai detto? Ha confuso il coraggio con la stupidità. Mi incazzo e corro dietro a Cal. Diamo che aspettate! E vado e corro dietro a Cal. Lui invece l'eroismo con la stupidità. Ma credo sia la stessa cosa. Ma porca di quella! Sistemandomi. Io nel frattempo torno sulla strada. Va bene. Oh no! Un secondo. Inizia ad andare lei. Certo. Siete a un'ora dalla stradina? Ah, cosa? Un'ora? Beh, avete camminato per un'ora, ragazzi. Cavolo. Io sono confusissima perché vedo quello che corre di là e se ne va. Quella che se ne torna, praticamente. Guardo. Doran, ti guardo e sono. Esis. Cosa facciamo? Una cosa è perderne uno, un'altra è perderne due. Così dal nulla. Possono continuare a rallentarci e causare problemi. Prendono le loro decisioni. Ma lei subiranno visto? Anche le conseguenze. Sì, ma Bravor si farà ammazzare. Ok, Cal, ma si farà per tempo 5 minuti. Dovrebbe saperlo, gliel'ho detto. Aspetta, stavano andando entrambi nella direzione di quell'affare? Loro stanno andando verso il fumo. Non verso quella mentre le impronte vanno. Ma vedete delle impronte parte. Che vanno in un'altra direzione. Voglio fare una cosa. Fresche, ma nulla dice. Dimmi. Che non abbia fatto il giro quella creatura. Io ho dell'olio da lampada. Sì. E ho degli stracci. Sì. Voglio fare imbevere. Non credo si dica imbevere. Non lo so. In questo momento l'italiano mi viene meno. Intingere. Esatto. Voglio fare ammogghiare. Voglio fare l'intingolo. Con l'olio e la cosa, perché mi ha detto cos'è, è un basilisco. La cosa? Con degli stracci. Azione preparata, se vedo il basilisco voglio provare a lanciargliela sugli occhi. Capito. Io corro dietro a Cal, correndo, cioè è come se io scattassi, capito? Cioè, il mio obiettivo è praticamente correre... Porca di quella. Quindi voi altri fate a parete. Mi mancano Pru e Gideon che sono lì fermi. Mentre Isis ha intenzione di tornare verso il dialetto. Cosa farete voi due? Perder
perderne due, la... perderne due potrebbe essere la... troppo. Cerchiamo di andare a ripigliare, magari non stanno andando verso la... quell'affare sta andando verso un'altra direzione, possiamo, la... possiamo avere ancora una possibilità di la... riprendere il resto del gruppo. Tu che dici? Io ti faccio cenno con la testa, poi mi giro verso Isis, ti guardo e ti dico: non sei stanca di essere l'unica che torna? Per una volta parlo con altre persone e ti porgo la mano. Dolce Froren, prima o poi tornerò da tutti quelli che ho dovuto lasciare indietro. Magari non aumentare il mucchio? E indico verso gli altri. Magari l'hai detto, l'hai detto. Scelte. Conseguenze. È un buon momento per cominciare. È tipo, ti afferro e comincio a correre cercando di tirarti. Ti puoi tirare? Esiste? Fermo. Dimmi. Va bene. Ma non gli mi strigli... farò per loro. E mi aspetto che facciate altrettanto. Neanche io voglio morire, ma intanto recuperiamo. Tiro fuori l'arco e vado a seguirli in stealth. Quindi correte verso Cal, giusto? Sì, prima correre no, non direi. Io sì. mi prendo, cioè mi muovo furtiva. Però comunque sono più veloce. Si muove più lentamente rispetto a te. Sono abbastanza, sono in furtiva, sono veloce. Ragazzi, in furtiva. Per Sì, furtivo e metà del movimento. Passo lei. Gideon, te invece? Visto che da prima Gideon, no. No, hai detto che non ha... Come mi sto muovendo da sola, posso muovermi furtivamente a velocità normale. Se vedo che lei comunque sta al mio passo, se io la lascio... Perché comunque incontrando la freccia. Ci mettono meno. Lei si vuole muovere lentamente. Voi invece state correndo. Mi pare di aver capito. Felice sta correndo. Io sto correndo, ma proprio correndo. D'accordo, allora cerchiamo di recuperarli. Lascio Isis a chiudere la fila. Anche perché se poi lei procede comunque più spedita senza di me che la tiro, forse è meglio farle fare quello che, che deve. Gideon invece? Segui Pro? Seguo Pro, però prima di andare, visto che vi ho detto non ho quadrelli, piglio una decina dei miei e li allungo alla... detto così almeno hai anche qualcosa da sparare oltre che la... Sono di taglia piccola? No, sono quadrelli. Sono mi dispiace. Quadrelli. Lei usa una balestra di taglia piccola. Ne posso spezzare uno così almeno lo carico. Non vola. Non avrebbero la loro utilità, mi dispiace. Comunque dovreste avere dei quadrelli di base. Non sapevo ci fossero quadrelli diversi in funzione alla balestra. Sì, infatti, teoricamente, ma è stato. Teoricamente no, magari ne avrò tipo 2-3, perché mi immaginavo che non è che io me ne portassi sempre. Nei 20 di base? Sì. Qualcuno è crashato, mi sa. Ok. Pensavo che... Sì, infatti. Se n'è andata veramente in stealth, mi sa. Sì. Se io sento qualcuno che mi si sta avvicinando da dietro, vorrei... Avete ragione. Le munizioni non sono in base alla taglia. Vero. Comunque, ne eviti di base. Ok. È una scatoletta di... No, non c'è la scatoletta. Okay. Hai 20 dardelli dentro lo zero. Perché non è okay, presa, okay. Immaginavo che non utilizzandoli spesso, magari me ne erano rimasti pochi. Bene. Va bene, ok. Cal, per favore, insieme a Isis, mi tirate stealth. Ottimo. Sì, io mi preciso che mi muovo. 15 e uso anche conoscenza post mortem. Questa è la seconda che utilizzi? Sì, è l'ultimo che posso utilizzare fino a che non faccio riposo breve. Però questo è più importante. E ho fatto 21. Sì? Isis?
Stealth. Perché ho messo svantaggio normale? Stealth. Una cosa che avete notato, ragazzi, 15. È che 15. Il Goliath, che dovrebbe essere più bravo in mezzo alle montagne o in campo aperto, tendenzialmente sembra trovarsi meglio nella foresta. Anche come si muove, ha delle movenze che a volte risultano goffe, anche per giustificare i vari 10. È una bellissima mappa bianca. Per causa di una cosa in particolare, il fatto che non sembra essere a suo agio con il suo corpo, quindi ogni tanto sbatte piuttosto che non si china abbastanza velocemente quando vede un ramo o cose del genere. Ok. Tengo con la sinistra la freccia incoccata e l'arco relativamente basso, con la destra invece voglio usare la lama della spada per guardarmi intorno. Sei il riflesso della lama. Figurati. Doran Pru. E ancora più indietro abbiamo Isis. No, non è Isis, sì, Isis. Dimmi quando andare su Roll20. Figurati, sto sistemando i vostri token al momento. Metti in modo che si veda vita e armatura, Lagu. Ah, li potete preimpostare. Mannaggia Bravo che non ha il token. Mettimene uno. Io l'ho fatto. Assegnamene no, uno. No, infatti vi ho creato il token a chi... Assegnamene possiamo uno. Dire che chi corre qui e chi non corre è lì. Allora. Dimmi quando andai su Roll20. Spostiamo. Vedete questa foto qui, ragazzi? It's time. Sì. Sì. Allora. Tiriamo di 6. Tutti? No, no, io tiro un di 6. Ok. Ah, cosa per la chat? Non è che non abbiamo le mappe, è una scelta di Lagu utilizzarle. Così, old school. Le abbiamo proposto allora, tutti. Come al tavolo. È uscito 5, ragazzi. Il numero 5 era... Ce ne escono 5. Ah, oh no. Quindi, bravo ora. Hai modo di... Quanto è di percezione passiva? Io di percezione passiva ho 13. Sì. Hai 13? 3, 5. Potresti aver intravisto Cal verso la direzione del fumo, ma non sei sicuro che sia lui. Effettivamente potrebbe essere una figura in mezzo alla boscaglia. Ok, io penso sia lui, perché ma... non ho visto nessun altro. Corro nella sua direzione. Prego. Corro nella sua direzione. Non ci penso. Spostami tu di quanto. Ma in questo preciso momento... che vi accorgete tutti quanti che di fianco a Pru c'è una creatura effettivamente di un basilisco. Accanto a Pru, perché non lo carica? Eccolo. Sento una musica da una musica fantasy, una musica da combattimento questo. No, è la musica di io che sto morendo e sto scendendo con tante torte di mele che mi circondano nel paradiso del pan di burro. Sai quello che mi piace molto bene questa creatura che è più piccola del solito perché devi ingrandirla tu, Lagu. Sì. Ah no, va bene così, è giusto così. Scherzavo, giusto così. Come è questa cosa? È di fianco a Pru. È di fianco a Pru. Io non la vedo. Tiriamo iniziativa. Ok. Io ti ricordo l'azione preparata. Tu sei avanti. A parte che non si preparano le azioni out of combat. No, potrebbe andare. Non riesco a selezionare il token. 8 di iniziativa, ma che merda. Prova a trascinarlo tu, per favore. Certo. Trascinalo tu, lì di fianco. Ok. Mamma. Riuscite anche voi a muovere i vostri token, ragazzi? Io sì. Punto, chiedo. Un attimino, che Roll20 yep. Sì? È un pochino... Infatti vedo... Guardate il nostro automobile. Ragazzi, non ho messo... Ah, ecco l'iniziativa. Tac, adattare. Ho fatto 20. C'è un esilio che appare vicino a Pru. Cacchio, devo mettere il... Sì. Devo mettere il tiebreaker. Pru, tu riesci a muoverti?
sulla mappa? Cioè, fammi, dimmi se riesci a muovere il token. Non capisco se è Roll20 che è bloccato. No, non riesco a muovermi. Allora, vediamo. Trascini il tuo, la tua immagine. Trascini, okay. Perfetto, esatto. Fatto. Ora, qual è il tuo, sì. Però? Aspetta, che non so più qual è il tuo. Muovi il tuo, via. Ok, scappo. Vai, mettiti via. No, posso scappare. In realtà sì, se disingaggi. Sì, ma tipo subito. Mi sa che non ha aggiunto giustamente la mia iniziativa perché non, 22, non avevo cliccato, sì. 22 Paolo. Vinterisci, aspetta un attimo, faccio io. Vado a turno. 22. Puoi darci il via alla fight così poi faremo i tagli per YouTube. Così possiamo urlare. Va bene. In descending, chi ha più destrezza, ragazzi, tra Prue e... Prue ha fatto critico. Non mi importa. Io ho 3 in come modificatore. Prue, quanto hai in modificatore? No, io ho 2. Quindi sei prima tu, Isis. Bene, Isis, prego. Iniziamo. Ma la porta non c'ha un'iniziativa. Avete notato? Perché non ha l'iniziativa? Non ce l'hai messa, sì. Perché in realtà non combatte, è amichevole. Sì, è amichevole, si avvicina. No, c'è, cioè, no, cioè, giusto, cioè, ragazzi, che aumenta la grandezza del coso, guarda che c'è. Vai. Cosa? C'è l'iniziativa, c'è. Sì, c'è. Sì, vai. Isis. Mi accorgo che è più che c'è orme. Un qualcosa di fianco a Prue. Mi accorgo che è più piccolo delle orme? Sì. No. Bello. Mentalmente a Prue, allontanati. È un basilisco, eh? È un basilisco. Tutti gli effetti. Rimetto a posto la spada, lo tengo sotto mira. E se si dovesse avventare verso Prue, tiro una freccia. Proverò a tirare una freccia, ma per adesso sto lì in stealth. Bene. Prego. Io disingaggio, cioè tipo sì? Non me lo faccio ripetere 3 volte. Ma mentre disingaggio posso tipo lanciare una razione, tipo come se lasciassi del cibo indietro? Azione gratuita, butti per terra del cibo, va bene. Ok, butto e poi scappo via. Tipo fortissimo verso. Prego, fai pure il movimento. Allora ero qui, quindi faccio 1. Posso continuare ad allontanarmi perché ho 30 feet. Ok, cioè 25, scusami, 25 feet di movimento, quindi allora fino a dove posso arrivare? Da okay, qui fino metti il righello. Metti il righello. Dove qui, ti porti? Sì, sì, sì. No, stavo già vedendo col righello. Ok, arrivo qui. Ciao. Perfetto. Oh boy. Zoran. Ok, vedendo, accorgendomi prima di Prue che scatta di fronte a me, girandomi sulla tetta, ma che diavolo, ciao, mi giro verso il coso, ma rendendomi, ma forse rendendomi conto che gli altri non stanno facendo nulla, vado verso la, anch'io me la batto il più possibile e aspetta, io posso movimento e azione magari nascondersi dietro un albero per interrompere un albero? No. Negativo. No, può farlo con l'azione. Con l'azione. Muoversi, azione e nascondersi. Azione di nascondersi? In piena vista? Siamo in mezzo a una foresta. Siamo in mezzo a una foresta. Negativo. Non c'è una copertura interessante nella quale ti puoi nascondere. Non ci sono lui, alberi. Tu sei di fronte a una creatura che sa che sei lì. Nasconderti dietro un albero non ti nasconde dalla creatura. Ok, allora cerco comunque di muovermi dei miei 30 fette. E possibilmente interrompere anzi ora ci penso 5, 10, 15, 20, 25, 30 buon,
interrompo con la... mi sono interrotto con la... utilizzando la luna. E ok, mi muovo verso l'avanti e se vedo l'altro... chi è questo blu? Bravor. E andando oltre Bravor, mentre corro dico: abbiamo compagnia, corri. Ah. Ma se non prepari niente o fai niente? Come si chiama? Preparo, carico la balestra e se ingaggia qualcuno, attacco. Cioè, proprio se vedo che sta facendo qualcosa contro qualcuno di noi. Ragazzi, sta già facendo qualcosa contro di voi. È un combattimento. Ok. Quindi, non è se... Stiamo già combattendo adesso. Ok. Le sue intenzioni sono quelle di attaccarmi in questo momento. È innegabile. Vabbè. Ah, è innegabile? È innegabile che abbia delle... È innegabile che voglia mangiare. No. Combattimento, iniziativa? Sì. Giusto. Però... A chi tocca? Tocca ancora Doran, che mi devi dire se conferma la sua azione preparata o meno. Preparo l'attacco con balestra. Bravo. Ok. Allora, io faccio in questa maniera. Dato che lui mi dice questo, io mi giro a guardare la scena. Non vedo ovviamente Aces che è nascosta, giusto? Quanto hai di percezione 13. Passiva, devi superare il suo... 13. No, ha fatto di più... Quindi io non so dov'è. Cioè, come anzi... Cal, uguale per Cal. Non sai, cioè... È andato in quella direzione lì, ma... Dov'è? Ok, va bene. Quindi il basilisco ci sta seguendo. Vedo che ci sta seguendo il me. Il basilisco stava attaccando Pru. Cioè, era lì vicino a Pru. Ok, allora io faccio in questa maniera. Mi metto di fronte a Pru, qua. Dico a Pru di andarsene. Tipo, vattene, vai verso Cal! E poi uso la mia azione per castare... su me stesso, cioè per castare taumaturgia. Con taumaturgia io voglio urlare al basilisco. Sì. Vattene! Porca di quella tro... Capito? Fortissimo. Beh. E voglio fare una prova di intimidire. Come attirare più basilischi? Ragazzi, tira come attirare la mamma. Come? Esatto. Tira intimidire. Ok, non mi dai il vantaggio, fratellini. Non mi dai niente? Ti do un vantaggio, dai, va bene, vantaggio, ecco, mi piace. Io questo volevo. Per fare più casino. Sì, voglio spaventare, il mio è proprio per apparire... Vantaggio. Va bene, dai. Lui tornerà dalla mamma piangendo. 10. E 10. I parenti. Un ricchissimo 10. Questo frastuono, questo enorme urlo di Bravor che... Non intimidisce questo. Rimango là a protezione di del falso nano. E passo. Me lo immagino Bravor. Come il TikTok. Me lo immagino come il TikTok quello di. Più o meno la stessa cosa. Azione di Bravor. Cal, prego. Io, vedendo che sta facendo ancora più casino, io stavo cercando il merito. Vorrei. Piano piano, sempre rimanendo comunque in stealth, visto che ha attirato sicuramente la mamma, salire, mettermi in posizione sopraelevata rispetto alla madre, con il fazzoletto imbevuto nell'olio pronto. Sopraelevata? Vuoi scalare un albero? C'è l'albero. Da dove viene la madre? No, non so. Quindi da dove viene la madre. Su un albero più o meno, cioè, vedendo che loro sono lì, se la madre arriva, il mio ragionamento è, se la madre arriva, li segue. Loro stanno andando verso la mia direzione. Quindi, se la madre li segue... Interrompo questo ragionamento. Tu sai dove stanno andando questi basilischi? Non i basilischi. Io sto dicendo i miei compagni. Sì. Stanno venendo verso la mia direzione. Sì. E lui ha detto, segui verso Cal. Sì. Quindi, in base a questo mio ragionamento, io capisco che... Cioè, il mio personaggio pensa di capire che... Se arriva e vi stanno seguendo... Sei libero di salire sopra un albero. Impiegherai il doppio del movimento per fare 30 feet. Che è quanto sono alti. Ce la faccio tranquillamente. Top. Sempre rimanendo in 30 feet.
dopo il movimento fai dash quindi per salire? Senza acrobazia né atletica. Sì, io sono in stealth, me lo devi dire tu. Se mi devo... Sto, ti facendo questa proposta qui. Altrimenti se vuoi mantenere ancora un'azione... Fai un tiro di acrobazia o atletica, dai. No, sai che ti dico? Cerco di nascondermi meglio, di mettermi contro vento rispetto a mettermi sopra un albero. Sei già in furtivo, sei già in furtivo, non avresti sì, bisogno però... di... Vorresti migliorare il tuo 21, per esempio? Vuoi fare questo? No. Preparo l'azione, se si avvicina la mamma basilisco... Ti considero sopraelevato di 9 metri, quindi 30 feet? No, resto giù, metri. Però se arriva la mamma basilisco voglio provare a... metterle la benda sopra, quindi magari saltarle addosso. Quindi azione preparata, se la madre di Basilisca arriva, tu proverai a mettergli... La benda addosso. Imbevuta sopra. Ok. Sopra gli occhi. Ti faccio rendere conto che è un'azione che ti possa abbonare il movimento, dai. Entro un raggio di 30 feet, se nelle tue vicinanze, ti avvicinerai e gli metterai la bandana addosso. O vuoi lanciarla? Penso lanciarla. No. Se gliela metto sopra, per me è più sicuro, quindi anche dovessi saltarle sopra al collo, anche dove usare la terminazione. In un raggio di 30 piedi, se si avvicina al basilisco madre, in questo caso, gli metterai la bandana infuocata sugli occhi. Voglio saltarle sopra al collo per mettere la bandana la sopra. La blocchiamo? Questa è la tua azione preparata? Questa è la mia azione preparata. Basilisco. Tanto sono nascosto. Uno è invisibile, uno è nascosto. 35, 30, 30. Ignora bellamente la lezione. 1, 2, 3. Allora, sotto il 4 Bravor, sopra il 4 Gideon. 3. Gideon, mi fai un tiro 4. Costituzione con DC 12. Oddio, ok. La salvezza. Ok. Non era su Costituzione. Sì. 15. Questa musichetta molto tranquilla che ci porterà l'ansia. Questa creatura guarderà nella tua direzione, ma tu riuscirai a muovere per tempo lo sguardo. Nel frattempo si muoverà verso di te. Oh, aspetta, mi pare che si muova fino a... Possiamo mettere una musica un po' più pompatina? No. La trovi free copyright? Se trovi free copyright qui al momento dopo. Vai. Vabbè, tanto qui è tragico. Concludo. Prego. Chi tocca? Tocca a Aesis. Che cosa. Avendo attaccato, non parte la balestrata? Lui non ha attaccato. Ti ha guardato. Ha detto azione ostile. Lui ha detto preparo l'azione facendo. Guardato. Effettivamente. Ok. Me la giostro così, va bene. Guardate. Effettivamente no, dai, tiramelo. Effettivamente è stile. È tua la decisione. Ti ha guardato, ti sei spaventato e sparato. Vai. Sì, ci sta, che sia partito il coso. E light crossbow. Nella miseria. Mejo. Prego, dimmi che mi sa che non lo shotterò. Cosa fa? Beh, È critico naturale. Bro, hai crittato. Clicca sulla scritta light crossbow, ti dai danni. Clicca su? La scritta light crossbow. Mi pare che comunque non siano immuni a malati, quindi top, vai. Tira il danno. Sarebbe, vabbè. Basta che clicchi light crossbow. Presente che l'ho fatto teoricamente. Aspetta, Si è diventato rosso al light crossbow. Sì. Ok. Eccolo. Buoni. 14 questo danni dardo, veramente. Questo dardo che colpisce il basilisco sulla costola. Gli fa tanto male. Iniziano a perdere guaiti. Si può sembrare guaiti. Già. Abbaia. Prego, Aesis. Questa la è una reazione. Dimmi. Si sente qualcosa? Percezione. Usare reazione? Sì. Lo faccio. Vai. La buona notizia è che abbiamo tutti quanti i quadrelli, quindi la madre non saprà chi ha colpito, chi ha sparato. Ma per cui sono ancora in stealth. Potresti dire qualcosa di enorme se avvicina. È il mio talento. Da dove? No.
dico agli altri, dobbiamo scappare subito. Dopodiché... no, sto ferma lì dove sono. L'hai urlato? L'esperienza che nulla... O l'hai detto a voce normale? No, l'ho detto a voce normale. L'ha sentito. Non t'ha sentito nemmeno Bravor. Vabbè, ma Bravor è mezzo sordo. Allora, lo dico telepaticamente a Bravor. Ti avvicini quello... quindi 15 feet. Sì. Mantenendo lo stealth. E sì, poi assolutamente. Telepatia. Prego. Telepatia, okay. Su Bravor. Dobbiamo scappare subito. Qualcosa si sta avvicinando. Bene. Basta. Ti tocca. Pru. A me che è stato detto di scappare, cosa faccio? Continuo a scappare. Prego. Quindi... puoi anche fare l'azione di dash che implica il doppio del movimento per fare... Allora, io vorrei continuare a scappare fino a qui. E poi, una volta che sono corsa via, ci sono magari qualche cespuglietto, alberello dove magari mi ci posso mettere dietro? Hai modo di nascondere... No, non hai modo di nasconderti. E lei c'ha la cosa razziale. Sì, ma dietro creature di una taglia più grande. Ah, sì. Si potrebbe nascondere dietro il basilisco. Rotto il gioco! Le pecore va con bene, polifero. Allora spero di arrivare al più presto possibile dove c'è caldo. Hai lasciato, hai fatto un movimento normale? No, ho fatto un movimento normale. 20 feet. Qui. Hai ancora 5 feet? Ah, ancora, hai ancora pure 5 feet. O altre 25 addirittura. Quindi... se scatti. Puoi scattare, puoi correre se vuoi. Azione di correre, di scatto. Sì, effettivamente forse sì, perché tanto io non sono molto utile, quindi a questo punto... Ma io non vedo Cal, giusto? Quello sugli altri. Di percezione passiva, no? Lui è fermo, ha no, ancora 11. La percezione di prima. Sì, no, non lo vede. No, non lo vedo. Quindi, vabbè, non vado lontanissimo, vado un altro po' più avanti e tipo comincio a cercare... Cioè, mi guardo dietro, per vedere percezione, dove sono gli altri. Allora. E comincio a cercare... Ah, no, aspetta, hai fatto dobbiamo un movimento, scherzavo, fermo. Sì, dobbiamo quindi dire. Facciamo finta che poi arriverò e comincerò a guardarmi intorno. Va bene. Ora no. Come sta messo il basilischetto? L'ha accusato abbastanza? L'hai colpito, sono a costola. Ok, è ferito. Quindi bene, l'attenzione della madre sarà su di lui. Quindi gambe in spalla. E quindi facciamo appunto i miei primi 30, e quindi 5, 10, 15, 20, 25, 30. E non dash. Aspetta, fammi vedere quanto c'ho a percezione. E... cioè col... no. Ah sì, provo il... come sai, visto il... cerco comunque di capire se ci sono altri o se ha chiamato... se ha chiamato la creatura, anche lei, anch'io. Quindi... vuoi percepire? Sì. Ho capito bene? Pira. Sì. Manco sta arrivando sbaglio. Una creatura enorme. Uguale a quello che ha detto Ice. Okay. Non sai da dove però. Niente, il tengo... teniamo duro. La percepisci dal suono che avverti nel tuo petto. Non sono molto forte, come il dibattito di qualche batte molto forte. Magari il pavimento che vibra sei tu, che sei in estrema adrenalina. Sta arrivando qualcosa di grande. Ti dice il tuo senso, la tua percezione. Ok. Bravo. Ok, allora vi faccio in questa maniera. Dal momento che mi è arrivata una voce in testa a dirmi fuggite, so che riconosco essere la voce appunto di Isis, però io voglio fare una prova di percezione per guardarmi attorno, quindi usare la mia azione per vedere fuggire da cosa e soprattutto dove è Isis. Io voglio fare una prova di percezione con l'azione. Devi fare più di 15, giusto Isis? Quello per notare Isis, ma anche se noto la creatura... fuggire da cosa? Voglio certo. Guardarmi attorno. Faccio 20. La creatura? Allora, prima di tutto vedi Isis. La vedo, sai ok. Dov'è. So dov'è. La creatura piccolina è arrivata da questa parte. Ok. Va benissimo.
Ok. Questo è tutto quello che... Non vedo la creatura grossa, allora. Non vedi la creatura grossa. Ok. Noto da dove è arrivata quella, noto da dove è arrivata quell'altra. Però sai da dove è venuta la creatura piccola. Ok. Ma non noti ancora la creatura grossa. Perfetto. Io... Cosa faccio, allora? Urlo. Come azione. Cioè, azione, come azione gratuita. Mentre fuggo in questa direzione, quindi ovest, diciamo ovest rispetto in questa direzione qua, urlo tutti da questa parte e mi muovo del massimo della mia velocità, 1, 2, 3, 4, 5 e passo. Ok, io ho lì vicino la piccoletta, quindi quello che vorrei provare a fare è mano che esce fuori da cespuglio slash senza cercare di rompere lo stealth, se possibile ti rifaccio il tiro, la piglio, la metto lì, gli ammetto una mano davanti alla bocca, provo pa. Consideriamo il tuo set con svantaggio, ritiralo, dimmi tu. Ok, mantenere con svantaggio, lo facciamo valere per tutte e due, al passione rubare bambini. Ok, 14. Ok, avete 14 di stealth. Azione di spin, questa cosa è tirare, non spingere. Ti lasci prendere, la domanda è questa. No, ma tanto non sai nemmeno che c'è, va bene. Ti lasceresti prendere? Sì, anche perché sono messa che cerco qualcuno. Anche perché sennò dovremmo utilizzare la CIA, cos'è, i tiri contrapposti, eccetera, eccetera. No, no, mi lascio prendere. Al massimo mi viene un infarto perché non me l'aspetto, mi viene un colpo. Ti metto una mano davanti alla bocca e faccio. Bravo. Una mano grossa quanto la mia faccia. Lol. La prende per la faccia e la tira nel cespuglio. Ci rompe il collo, fine del personaggio. Bravo. Tu incroci lo sguardo con questa creatura. Mi fai un tiro, salvezza la costituzione. Ok. DC 12. Fai controllare. 13, dici, temo. 12. Di fare 13, cioè di fare 12 o più. Oh no. Vuoi utilizzare l'ispirazione d'ultima volta? Non ho l'ispirazione io. Sì, ti aveva data una a te e una a me. Ah, non l'avevo segnata. No. Ok, allora si ritiro. Non accade nulla, ma noti che il suo sguardo in qualche modo aveva incrociato il tuo. Verrà nell'altra direzione. Ok, concludo. E così siamo al prego Isis. Allora, ovviamente vorrei avvicinarmi fino a qui, quindi qui, e voglio provare a colpirlo. Vantaggio, tira per colpire. Colpito. 9 danni. E telepaticamente dico a Bravor: scappa. Non puoi perché è un'azione. Ah. E niente. Allora niente, non dico niente. Prego. Allora, concludi così? Concludo così. Pro. Se mi toglie la mano dalla faccia, giuro che non urlo. Quindi cliché, tipo penso che mi lascia un attimo. Forse si è bloccato. Sì, si è allora bloccato, da me è bloccato di nuovo. Ok, sì, sì, siamo un attimo bloccati. Sì. Bloccato di nuovo. Fantastico. Yes. Vabbè, cosa fai? Luna in realtà è un gargoyle. Ecco, vivo, vivo, è vivo. Ok, è vivo. È morto, è morto. Mi sento. Il basilisco mi era sento. In meta. In real. Okay. Mi sento, stronzi. E comunque sì, una volta che ti ho messo la mano davanti, ti ho fatto la tolgo. Ok.
E io, tipo, sussurrando ti faccio... Ti è sembrata una buona idea venire nel bosco di nuovo? Sì, cosa faccio? E tipo, prendo la balestrina... Ti metti in mano un arco, ti metti in mano un arco corto e ti metti in mano quattro frecce. Ah, la mia balestra non ti piaceva? No? Ah, no. Giusto, c'è la balestra, che cazzo sto a fare? No, tiro fuori l'arco corto e tiro fuori frecce, sono stupido io. Oh. Se uno esce stronzo mi è il turno di Pru, è il turno di Pru. Giusto, okay. Se andate io... troll, scusa. Vai. Allora, dalle mie reminiscenze delle quattro volte in cui sono andata a caccia, povera stronza, mi metto lì, tipo con la freccina, guardo Cal della serie, ok, allora appena arriva sparo, cioè nella mia testa è questo, stare lì zitta buona buona, appena vedo qualcuno, non qualcuno, appena vedo il mostro, appena vedo qualcuno sparo, esce fuori Isis. Arriva bravo di lì. Persona, qualsiasi qualsiasi cosa si può. E se quindi c'è... aspetto, diciamo, indicazioni. Mi metto lì, si buona buona. E comunque ti guardo con disappunto, perché è per colpa tua che siamo, tipo, nella... Cazzo c'entro, ti devo che sei l'unico con me. Disappunto, bellissimo. Azione preparata, se appare sì. Qualcosa o si avvicina al basilisco, spari? Sparo. Provo. Ok. Doran. Ok, allora... E vedendo il bestio brutto che si avvicina alla Bravor, e, cioè, faccio parte del mio movimento, quindi sarebbero 5 e i primi 10. Mi metto in linea col maledetto. E ci continuano ad esserci rocce o tronchi, oggetti che pesano tra ci uno... ci sono degli oggettini piccoli per terra, sì. Ok, buche in uno, vado di catapulta. Quindi... 3d8 e okay. CD destrezza 14. Casto a livello 1, sì. Superato. Sono solo 10 danni. Sono 10 danni, porca puttana. Wow. Si entrava. E faccio gli altri faccio gli altri 20 metri. Cioè 20 fette. E cos'è? 5 10 e sì, 15 e 20. Quindi quasi tuo turno, no? Esatto. Bravor, di fronte a te questa piccola creatura delle tue stesse di grandezza, stessa grandezza, ma più tozza, che è stata colpita da tasti o piccoli rami. E ci ha preso schiaffi, eh. Ok. I danni sta 27. Ok. Vedo che è ferita questa creatura. Sì, è ferita. L'avete colpita con... Sì. L'ha colpita Gideon con un quadrello e tanti rami. Aspetta, molto, fammi leggere. Molto ferita. La curo. È da me, lo ammetto. Ma mi chiedo, è molto ferita? Non è molto ferita. Non è molto ferita. È ferita. Va benissimo, ok. Io... continuo a urlare. Fuggite! Stolti! Con taumaturgia o senza? Senza taumaturgia, tanto mi sentono. Sì, va bene, va bene. E continuo a correre del massimo della mia velocità, quindi scatto, esco fuori dalla mappa e vado a sinistra. Cioè, in questa direzione. Molto bene. Perché ho già detto cosa fare. Figurati. Mi sa che... E passo. Sì, bravo, intanto ti è allontanato. Puoi spostarmi tu, okay. Il token, se vuoi metterlo da qualche parte, lo metto tipo... Figurati. Lo Dai. Metto qua, tipo. Quindi, Cal, mi racconti? Io estraggo... Aspetta, longbow, non shortbow, io c'ho il longbow. Sì? E una freccia, la incocco, prendo la mira verso la creatura, sì, che sta inseguendo il nano, e sfreccio. Vai. Dimmi tu se ho vantaggio o meno, perché essendo nascosto... Aspetta, è vero che tu sei con 14. Hai vantaggio. E faccio 13.
Da cespuglio ti alzerai e prenderai male la mira. La freccia passerà oltre questa creatura, purtroppo. La mancherai. Ok. Basilisco, allora. Aspetta, faccio il mio movimento. Certo. Azione gratuita. Risegnagli 10 punti ferita perché se ha fatto il save non piglia nulla, colpa mia. Che dire, allora cambia un po' per Calmisa. Che dire? Che dire? Lo so, ma bisogna essere onesti. Va bene. Calmi si è avvicinato. Guarderà verso di te. È giusto anzi, così. No, aspetta, non è giusto effettivamente, no. Tu ti sei avvicinato? Se non ha preso danno, effettivamente io mi sarei più che avvicinato, mi sarei continuato a continua muovere. Risetta questa decisione di movimento. Ok. Risetta questa cosa qui. Da qui. Allora faccio un'altra cosa. Estraggo le mie due asce da lancio. Cioè, estraggo un'ascia da lancio con la. Hai già estratto il lombo. Cioè, fermo. E allora non posso fare una bega. Hai ragione. Posso soltanto muovermi. E per muovermi. Mi muoverò, sì, no, mi muovo qui, è giusto così. L'azione gratuita l'ho usata, ho usato l'azione per tirare la freccia che non è successa una bega. E niente. Allora, Damiano mi fa un tiro salvezza costituzione. C'è un Goliath. 20. Regalato. Effettivamente si muoverà qui e proverà a morderti. Vai. Adesso riderete, ragazzi, manca. Prego. Tocca Isis. Oh, fermi un attimino. Arriva l'aborto. Porca ecco qui, puttana. Sì. Adesso ridiamo. Ora arriva qualcosa. Vedete okay. Tutti quanti una creatura molto più grande di quella che avete visto in precedenza. È bensì un basilisco, ma qualcosa di diverso rispetto a quella cosa piccolina. Perché non riesco a ingrandirlo? È più grande effettivamente, ma è stranamente più grande. È troppo più grande. È stranamente più grande. Non dovrebbe essere di queste dimensioni. No. No, non mi piace questa cosa. Però non l'ho trovata col colore strano. Vi devo dire anche che ha un colorito azzurro come se fosse ghiaccio. Bellissimo. Danni da ghiaccio. E vaffanculo. Che bello, corriamo. No, ragazzi, possiamo farcela. Dobbiamo giocarcela bene, ma possiamo farcela. Ok. Non hai capito che stiamo scappando tutti qua. Perché siete così. A chi tocca? A chi tocca? Prego. Vai, Isis. Prego. Vado in stealth. Sì, va bene. Grazie. 14 e in stealth mi muovo okay. Normale. Qual è la direzione della strada? Alle tue spalle, quindi verso il basso. Molto bene. Per un'ora qualcuno in quella direzione lì raggiungere la strada. Bene. Faccio così a Cal, così. Non ti vedo. Fa così, fa proprio così. Ciao. A me prude la mano. Roma, questa è un'altra cosa. Era più per dire proprio... venite di qua. No, a Roma questo vuol dire arrivederci. Ciaone. A me prude la mano dove è stato fatto un patto poco rispettato. Tutto qui, ragazzi. Lo sto rispettando. Io ho detto una lacrima. Va bene, mi muoverò di 25 piedi. Perché io può. Sì. Metti uno stato qualcosa di basso. Molto bello di queste variatorebbe, dai che ce la fate. Quindi vai verso il basso? Sì. Ti considero verso il basso in dash, mm-hmm. Giusto? Ah no, in no. Normale, no. Scusami. No. Normale. Così. 25. Ti lasciamo lì. Pru, cosa fai? Posso piangere. piangere. È gratuita, mi sa, l'azione. Io mentalmente penso, ma perché non sono rimasta a sfornare focaccine? Buone poi.
Ok, allora io vorrei usare la reazione per dire una cosa. Posso? Certo, prego. Vai, vai. Concentratevi prima sul piccolo. Perché dovete ammazzare le creature della foresta così? Per quale ragione? Io non capisco, dovete andare ad ammazzarvi cercando di ammazzare le altre creature della foresta, va bene, ammazzatevi, ok, ciao! Quindi Pru, cosa fai oltre a piangere? Allora, mi dispero! Io ho visto, esatto, ho visto Aesis che se la sta pelando di nuovo. In lontananza. Ha fatto così, da fatto. Faglielo, ha fatto così, scusami, così. Vieni, vieni. Okay. Però io effettivamente io so che da quella parte c'è la strada, cioè me lo ricordo, quindi... Allora, il problema è che se io vado... Nella direzione in cui stavi andando invece verso nord c'è il fumo. C'è il fumo. Che è lontana ancora. Ok, allora, a questo punto cerco di muovermi praticamente cercando di fare il giro in qualche modo. Quindi io di qua... Allora, 20, ricordati poi di 25 piedi, tu? Anche se dashi sono il doppio del movimento, quindi 50. Ok. E allora mi sa che corro fortissimo vicino a Bravor. Direzione, quindi, tipo... bello. Una che fa? Corro, fium! Esatto. Minchia. Negativo, qui. Esatto. Va bene. Prossimo. Doran, dimmi. È una mezza pazzia. Mi piacciono le mezze pazzie. Ci voglio riprovare? Ok, allora, intanto faccio il movimento al solito, quindi sarebbero... Aspetta. 5, 10, 15, 20, 25, 30 e voglio riprovare con la catapulta sul piccolo. Io tiro già. Quant'è la difficoltà? 14. Bastata. Ce l'hai fatta? Sì. Niente. Ho fatto 18. Sto coso è velocissimo. Non è velocissimo. Deste Bona, io fermo lì. Bona. Fermo lì. Ho utilizzato il movimento. Bravo. Ok, allora, io... Vedi i tuoi compagni che iniziano a seguirti verso la tua direzione, effettivamente. Sono mossi tutti quanti verso la tua direzione. Perfetto. Allora, dal momento che tutti stanno venendo verso di me, io voglio... Praticamente è accanto a me, Pru? Non è accanto a te, Pru. Tu sei 20 feet più a sinistra rispetto a me. Se non di più addirittura. Ok, perfetto. Vedo coso, come si chiama? Vedi tutto. Tutti? Vedo Cal? Non c'è nessuno in stealth, non è vero? Quando avevi fatto Aesis tu in stealth? A bossa vicino. Non vedi Aesis. Vedo Cal? Sì. Dov'è? Qui. Mid shield. Ok. Perfetto. E che sta facendo? È lì con un arco lungo di fronte a... Che è appena stato morso da un basilisco. Ok. È appena quasi stato morso da un basilisco. Va benissimo. Allora, sta io... Sta facendo la stessa cosa che ha fatto con te. Si sta frapponendo tra voi. Sì, ok. Vabbè, ho visto tutto quanto. Voglio castare sul basilisco piccolino Toll the Dead. Prego, dici? Te lo dico subito. 13. Tu che, su che salvezza è? Saggezza. Colpisci. Prendo? Sì. Entrano i 12, entrano i 12. 2. E vabbè. Bene. Dopodiché? Oh. E dopodiché continuo a muovermi verso la fuga, lontano. E passo. Al, i tuoi compagni si stanno muovendo verso... Io master vorrei fare con la cosa che avevo preparato, con la cosa imbevuta d'olio, sì, preparata.
metterla, visto che la creatura mi sta davanti, sì. Ok? Metterla sopra e utilizzare l'acciarino per il fuoco sugli occhi. Negativo. Poi prima metterglielo sopra. Dovresti avere il talento da il coso da ladro per utilizzare due oggetti nello stesso turno. Utilizzare un oggetto in questo caso mettere un'azione. Se no, se avessi avuto Action Surge, però ancora non sono al 2. Posso mettere. Puoi però tentare di mettere addosso, certo. Voglio mettere allora, addosso. Ti propongo una sfida di rapidità di mano, allora. Onesto. E dico. Imposto una DC. Basata sulla sua DC. Devi superare. Devi battere 10. Lo faccio di passivo. Rapidità di mano. Lo faccio, vabbè. Rapidità di mano. 11. Gli poni questo straccio sugli occhi. Ok. Dopodiché dico a chiunque mi stia dietro, quindi al... Hai appoggiato sopra gli occhi questo straccio, giusto? Sì, gliel'ho appoggiato sopra gli occhi. Ok. E visto che c'hai il coso sopra gli occhi, non ho usato l'azione per attaccare, quindi non lo posso fare effettivamente, quindi mi ritiro senza guardare la creatura grosso. Sì. Allora, aspetta, l'azione era mettergli la roba lì. Ti beccheresti un attacco di opportunità. Però con svantaggio perché non mi vede. Certo. Bello. Fattibile, va bene. Bello. Bellissimo. Prego. E ti dirò di più. C'è dell'olio, che è un acido, su una superficie molto, molto delicata manca. Nell'occhio. Manca. Quindi dimmi tu se succede qualcosa. Se manca. No, l'olio non fa danni d'acido. Fai il movimento. Faccio il movimento e dico, se hai fuoco, colpisci la benda. Lo dico mentre passo a... Basilisco. Quello piccolino. Si toglie la benda. Si libera la benda. Scuotere la testa. E la benda gli si libera dalla faccia. Ci sta, però c'è comunque dell'olio sopra, quindi ehi. Magari lo accechi. Bellissimo il basilisco. Prova a riguardarti, Gideon. Ti do salvezza costituzione. Vai. Let's die. Allora. C12. Doran. Vieni qua. Allora fai con vantaggio. Ok. Eh sì, giusto. Oh. 21. Mamma mia. Farà il movimento verso di te. E proverà a morderti. Ok, quanto fa... Quanto è di classe armatura tu? 15. 16, colpito. Shit, quanto? Ti fa 10 danni piercing. 10? Sì. A terra. Con due. Quando tocca a me? Basilisco grosso. Ah. Chiaramente più grosso. Che culo. Inizierà il suo lento movimento verso di voi. Prossimo. Aesis, stai in stealth, stai vedendo la scena mentre ti allontani. Vedo la scena che lui atterra e tutto quanto? Sì. Sono abbastanza piedi di distanza, provo a targettare quello piccolo, ce la faccio con l'arco. Con l'arco sì, sei libera di colpire. E sono in stealth. Mi sei in stealth. Vantaggio. Vantaggio? Sì, sì. 23. Colpito. 6 danni. 6 danni. Bene. Concludi? No. Muoverai da qualche parte? Dopodiché... loro sono fuori dalla mappa ad ovest? Loro stanno andando verso ovest, sì. Li seguirò in parallelo verso ovest per 25 piedi. Ok, fermi un attimino allora, perché mi sa che conviene fare una cosa molto tranquilla. Spostarci tutti. Sono così. Esatto. Sì, vabbè, era per... Mi dispiace Felice, ma... Cosa? Ci sposteremo. Oui. Sì, sì, sì. Oui.
Prego, effettuate pure i vostri movimenti. Felice, tu sei 20 feet, 25 pin qui. Carl, tu ti ricordi quanto eri più a sinistra? Io ero lì, esattamente. Esattamente quel punto. Allora, soltanto... Isis che era giù di 20, 15, 15 più 20 a sinistra, hai detto? Ok, ci siamo. Quindi qui, deve essere qui così. No, no, così, così. Mi ero già spostata di 25. Ah, ti hai già spostata? Allora 25 più a sinistra, più a destra. Sta musica mi ricorda Metal Gear, davvero, 3, 4 anche. Allora, quindi, ho fatto l'azione di quello grosso. Quello grosso non vede nessuno, ma vi devo avvisare di... Attorno a voi esiste un silenzio surreale. Le uniche cose che fanno rumore siete voi e queste due creature. Ok. Prego. Chi tocca? Isis ha fatto a me? Ok. Allora. Come ho visto Doran andare giù e mi sono presa di enorme coraggio, vorrei provare a lanciare con la balestra e poi utilizzare metà del mio movimento per spostarmi lontano. Quindi io provo a sparare. Certo, prova a fare il tiro per colpire. Yes, vediamo. Ricordati di scalare poi le munizioni. Yes. Tiro per colpire, vediamo se colpisce. 20. Colpisce. 7. Buono. Onesti. Ok. Spingi sto figlio di puttana. Quindi io tipo... E poi ti puoi muovere nella direzione che vuoi. Abbiamo ingrandito la mappa apposta. Sì, verso sì, vedo. Allora, penso che riesco a spostarmi. Allora, io mi sposto di tot se mi sposto di più perché non vedo bene 25. I quadrati. Il mio schermo è troppo... 25 feet. Puoi usare il righello, così ti mostra il punto. Sì, no. Guarda. Se selezioni il tuo token e clicchi con il destro, puoi vedere il righello mentre lo muovi. Okay. Piccolo tip. Ok, perfetto. Fantastico. Doran, tiro salvezza contro morte. Ok. 10, salvo. Ok, quindi è il primo successo. Bravo, bro. Ovviamente utilizzo uno slot di primo livello per castare su Doran... Devi guaritrice. Fare un passo in avanti. Se non ricordo male. No, 18 metri. 60 piedi per la guaritrice. 60. Ed è un'azione bonus. Come azione bonus. Usa appunto parola guaritrice. Puoi usare anche primo livello. Parolalo. Parolalo, guariscilo. 6 punti ferita a Dora. Mi ruoli, per favore. Ok. Faccio così. È una sorta di diplofonia molto bassa. Ah, ok. Quindi sì, vedi che questa è sicura. Dopodiché questo su di lui pure. Come azione guardo il basilisco piccolo, prendo gli occhi, lo guardo, si rotano le cose, le corne verso dietro, apro la bocca tendendo in avanti come si chiama, la palmipede dove ogni falange, questo qua, guardando il coso, il basilisco piccolo, e casto Told the Dead come azione, facendo risuonare una campana che io faccio muovere schioccando la lingua. Passo, superato. La tua DC è? 13. Aspetta, controllo allora. Su saggezza? Sì. Mm-hmm. Passato. Allora non pigli danni. Passo. Ovviamente continuo la mia fuga. Prego, allora. Avete tutto lo spazio della mappa. Per favore. Master, quello che faccio io è estraggo... io ho l'arco su una mano, estraggo un'ascia bipenne, un'ascia da guerra, un'ascia da battaglia, vado vicino a quello piccolo, con l'ascia da battaglia gli do il primo colpo con l'azione, azione bonus, pugno chiuso dove ho l'arco, gli do una saracca sul naso. Va bene, allora fai il tiro per colpire. Ah, perché hai due armi? Sì, ho il two weapon fighting, però se... Perdo tempo a tirar fuori. Ah, perdonami, dimenticavo. Non ti curi di solo 6 punti ferita, ma ti aggiungi 2 più il livello dell'incantesimo. Quindi ti curi di 9. Sono la battle axe non lo colpisci. Quello è veramente utile. Anche l'altro con la battle axe, ma è con quello... 22 lo colpisci, sì. Sono 5 danni. Di 4 per il standard. Pugno. No, tu fai 5 standard.
di standard faccio 5, perché avendo il tuo weapon fighting io aggiungo anche il mio modificatore di... 5? Sì. Ok. È ferito. Sì. È estremamente ferito, sanguina tanto. Questa creatura. Basilisco piccolo. Che dire? Io sono qui. Che dire? Anzi, sei messo lì? Sì, sì. Sono vivo! Sono pro, immagino. L'ho fatto per attirare la sua attenzione. Guardate, Cal, tiro salvezza a costituzione. Con vantaggio? Con vantaggio, normale. Normale. 19. Normale, normale. Passato. Devo segnarlo prono. Quindi ti metto... sto cosa di tiro per... Tiro per colpire per Cal, sì. Quanto hai di classe armatura? 17. Non ti colpisco. Basilisco grosso. Inizia a avvicinarsi in questa direzione. Ok, non farà nulla. Isis, ho spiegato di così, ragazzi. Cioè. Allora, avete visto che si muove in 20 feet? Sì, è quello che sto facendo. Però me ne pentirò tantissimo, ma colpisco quello piccolino. Provo a colpire quello piccolino. Vai. Non senza vantaggio. E vai. So. Mamma mia. Normale. Si incazzerà appena lo ammazzerà. Appunto. 12. Mancato. Il micro manco. Ok, va benissimo. Mi muovo di 25 piedi. 1, 2, 3, 4, 5. Termino il turno. Prego. Prego. Pro. Ok, io provo, di qua lo prendo? Sempre con l'arco corto? Di che lo prendi con l'arco corto, certo? Sì, allora faccio, sì. Faccio la stessa cosa di poco fa, quindi provo a sparare e poi andarmene. Va bene. Se... Scusa, pum. Esatto, scusami, non volevo. 12. Manchi. Ok. Colpisci il bersaglio, ma non si attacca. Non penetri la carne. Ok, allora tipo... Vado via! Resistenza, tipo. Va bene. Oran. Telo. È a terra, di fronte a questa micro creatura che fino a poco fa ti aveva morso. Ok, vedo l'altro... Allora. Mi riprendo al volo e per rialzarsi a metà del primo movimento, vero? Sì, esatto. Mm-hmm. Ok, prima cosa mi rialzo. E ancora olio, sto bastardo, sugli occhi? Sugli occhi, sì che ancora olio sugli occhi, certo. E straggo l'acciarino e... E accende? Sì. Allora faccio io una prova di destrezza contro la tua rapidità di mano passiva. E posso utilizzare l'ispirazione in qualche modo? Allora facciamo così, aumenti... Allora facciamo che tiri direttamente il tiro per colpire. Dai. Quindi, per colpire contro la mia classe armatura. Vediamo se è effetto. Dai. Quindi, ok, devo fare un tiro con. Vediamo un attacco. Con cosa? Con. Destrezza. Utilizziamo le pd di mano per colpirlo e. Ah. Ok, utilizzo la pd. Mettici il vantaggio. Se ok, hai magari anche la proficiency? Sì, per questo tiro. Contro la mia CA, dai. Rapidità di mano, dai. 13? Hai anche consumato la tua ispirazione. Ispirazione è andata. Negativo. Tenterai, ma la tua scintilla non attaccherà l'occhio. Era bellissima, peccato. Bellissima idea. Che faccio? Io ci ho provato e... Ci ho provato. Sto cosa già attacca... Allora, ha già... No, era il turno prima che ho utilizzato la reazione, quindi potrebbe di nuovo riattaccarmi se mi muovo. Sì. E... La sento galla? Per assurdo ti è più sicuro stare lì. Per adesso rimango là, sì. Bravo. Ok, allora io... Ti rimuovo il marchio di prono. Prego. Di nuovo Told the Dead. Mi ricordi la tua CD? 13. Pong. Colpisci. Prendo? Fai entrare questo 12, te prego. 12! Bello. Bello. Bong! Questa creatura muore. Adesso sono cazzi. Adesso sei fuggo. Fuggo. Ok.
Mi addormento. Cal, puoi notare come la creatura grossa inizia a scuotersi. Ah, non la prende bene, immagino. No. Io tiro fuori la mia boccia, quella lì dell'olio, dove avevo intinto le cose. Sì. E consumata. Ce ne ho tre. Ah, allora va bene. Ne tiro fuori un'altra. Sì. La prendo e mentre corro... Ti ricordo che in mano è un'accetta e un arco lungo. Esattamente, rinfodero l'arco lungo. Okay. Come azione voglio prendere quest'anfora. Sì. Ok. E aspetta, fammi vedere quanto è distante, perché potrei... Basta, se infoderi ed estrai, hai sprecato l'azione. Giusto, estraggo e rinfodero l'arco, estraggo la cosa e inizio a correre dicendo a Doran: leviamoci di culo. Sì, un secondo, che se Discord non mi supporta nella cosa è un po' un problema. Allora, ok, qui. Senza guardarlo. La creatura ormai è morta, quindi la rimuoviamo. Ma toccherà quella grande, che non l'ha presa bene. Eh no. Oh, mi hanno ucciso figli! Che disdetta. Muoviti 20. Si muove. Doran, sì. Fai un tiro salvezza su Costituzione di C12. Ok. Uff. 9. Ah, come 9? Come 9? Perché 9? 16. Okay. 16, bro! Ma ti ha fatto morire! Il mio cuore! 16 è. Molto bene. Concluda. Ah no, concludo un paio di bellini. Altrimenti dite che di... Bellini. Che li bruciamo. Prego. Ciao. Isis. Ok, ora entra in gioco. Vado in stealth e mi muovo di 25 piedi. Prego. Allora. Mi muovo di 25 piedi e basta. Prego. Termino il turno. Ru. Io non credo di avere abbastanza coraggio da sparare anche alla mamma incazzata, quindi... Parella. Penso che... Va bene, vado via. È tutto quello che farai? Fortissimo. Sì, vado... Mi allontano... Doran. Forte. Doran, fermati. Questo coso... Tiro salvezza di C12. Beh, perché? Tiro salvezza di C12. C'è l'azione leggendaria. No. Tu cosa? Costituzione sempre? Costituzione. Se l'è presa con lui. Ma 7. Hai fallito. Stavolta sì. Magicamente inizierai a trasformarti in pietra. Sei restrained. Ok. Restrained vuol dire che non mi fa movimento a zero soltanto. Gigazzi. Dici poco. La tua velocità diventa zero e non puoi usufruire di bonus alla velocità del movimento. I tiri che vengono fatti contro di te hanno vantaggio e i tiri che fai contro altri creature hanno svantaggio. Inoltre svantaggio nei tiri di salvezza contro destrezza. Ok. Tocca a me, giusto? No, tocca a Gideon ancora. Ok. Lui è ancora al suo turno. Che posso fare? Sono... Non posso fare qualcosa per... muovermi o altro? Puoi teletrasportare? No. Allora non hai l'abilità di muoverti. Meno male che non te l'ha fatto quando eri prono. È vero. Vediamo. Sì, ma per altre cose. E... No, sto provando a leggermi qualunque. Vediamo un attimo.
Se clicchi sulla I ti mostra le cose. Sì, sì. Aspetta. Servante? Bellissimo. L'unica cosa... Sì. Adoro le difficoltà. L'unica cosa che mi viene in mente è... Prova a... Lancio la mano della marionetta in aria e casto Mage Hand e provo in qualche modo nell'occhio. Sì, l'idea era quella. Mage Hand, la mano nell'occhio. Geniale. Voglio cercare di, non so, provare a coprirlo. Mage Hand non può coprire azioni di attacco. Ah, vero. Coprire però sì. Stare sopra. Coprire sì. Sì, ma è trasparente. Davvero? L'ha lanciato sulla marionetta, cioè la mano della marionetta che la sta tenendo. La mano è una mano traslucida. È traslucida, trasparente. Sì, ma sta tenendo un oggetto. Quindi questa mano sta tenendo una mano? Sì, sto cercando di... voglio provare a fare qualche tipo di copertura. Non so. Ma è geniale! Gli metti una mano su un occhio. con la mano magica. Sai che ha due occhi. Vabbè, voglio comunque... Sono nel panico. Dimmi. Hai tempo di un turno per provare. Hai un'azione per fare quello che vuoi. Anche l'azione bonus. E se dai fuoco al figlio? Tanto è già morto. Cosa? Ma l'ho detto che lei. Ti adoro. Lei è un demone. Lei è peggio di Ariosto. Ti adoro. Fantastica. Ho fuoco al figlio. Aspetta, le soluzioni ispirazione. Effettivamente posso aiuto create bonfire dove c'è un figlio. Non posso sparare mirato agli occhi a questa maledetta. Puoi sparare. Sì, però sono hai svantaggio, certo, però aspetta, no, svantaggio no, perché non sei in melee, quindi già. Non so, prova a sparargli in un occhio, non ho idea. Provo quello. Dimmi tu. Avete aiutini, ragazzi, perché siete al tavolo con lui. No, ma non è mai in meta. Tocca a lui. Cioè, è in meta. Io al massimo gli posso dire, usando una reazione... Io al massimo gli posso dire... Qualcosa di diverso da una mano. Sì, sto cercando di... Non sarà il meta che va ammazza, tranquilli. Io... Una veste, un mantello, un qualcosa. Io e nonna ti posso dire... Ecco, utilizzo mano... Provo a utilizzare mano magica o qualcosa comunque per buttargli quanta più acqua nell'occhio. Cioè, utilizzo la lotre per buttargli acqua nell'occhio, non so, cercare di buttargli roba negli occhi. Da fango. Merda, quello c'è. Penso sia un attacco. Dimmi la tua azione, per favore. Aspettila. Detto, provo a buttargli un po' di fango da terra o qualcosa negli occhi. Cioè, comunque di ostruirgli la vista in qualche modo. È una cosa che ho. Prendi della terra da terra e gliela lanci in faccia. Sì, so che più o meno funziona lo sguardo. Immagino quello. Va bene. Potremmo considerarlo un aiuto per calma, magari per colpire, o un aiuto per qualcuno? Un aiuto, potremmo considerarla? Sì. Ci sta, sì. Va bene. Allora, è un'azione di aiuto per il prossimo a colpire la creatura. Sì, una cosa. Va bene. Ok, tocca a me. Allora, bravo. Io, vedendo la scena, ovviamente, non lo abbandonerò mai, ma io non ho capito questa cosa dell'occhio. Cioè, io non conosco il basilisco, capite? Cioè, bravo, non lo conosce, non capisce perché lui si è fermato durante la corsa, capito? E quindi io corro indietro, faccio uno, due, tre... 4 e 5 e urlando ma che c***o fai Daran, casto benedizione su di lui, su Cal e su Pru. Doran, devi tirare un tiro salvezza con costituzione al prossimo turno.
alla fine del turno. Fine del turno. Del suo? Del ok. Turno. Vai, Doran. 18. Uff. Che dire. Ok. E i tipi rimangono più petrificati. E gli casto, appunto, benedizione col mio ultimo slot di prima. Ok. Ah no, ha ragione di me, del suo prossimo turno, non è immediatamente. Scusate. E... passo. Second 18, grazie. Scusa, fra, io... Lo so. Sono master, non so portarci nulla. Sto urlando. Vai, Lago. Bless. Cal. È master. Bless su... Io mi metto qui, siccome lui ha usato l'azione di aiuto, dovrei avere vantaggio con la boccia che ho tirato fuori. Sì. Ok, voglio, e c'ho anche il bless, voglio lanciargliela sulla zona della faccia. Vai, tiro per colpire. Va bene, tira anche con l'altro, ma non bless kiss. Colpisci, si rompe e... niente, si rompe. Ancora non ci sono danni da fuoco. No, però è... Ti facciamo un danno. Completamente vai. Ricoperta la faccia, cioè, per lo sport. Di nero. E dico, usate il fuoco. Basilisco. Mo usa il fuoco. Quindi attacco con svantaggio, teoricamente. Non se lo può togliere, a meno che si metta così. Attacco con svantaggio, ma lui viene attaccato con vantaggio, quindi si annulla. Quindi... tiro salvezza DC-12. Costituzione. Hai il D4? Sì, hai il D4. 13. Buono. Andrà a coprire il figlio, che nel caso non fosse accorto. Attacca. Quindi saremo... quindi se diamo fuoco a lei, diamo fuoco anche al figlio adesso. Attaccate i Doran. Che bello. Ma era bella prima, però. Diamo fuoco al figlio. 17. La bambola assassina, per esempio. 17. Sì. Non ha svantaggio? No. È nero, viscoso. Gli è davanti. Ok. Ok, va bene. 17. 10 di danno più no. 7 poison. Svantaggio glielo do io. Va bene. Uso il mio stile di combattimento. Ok, allora ritiriamo. Se... quell'altro ha fatto 20. Ah, io ci ho provato. Non so se... niente, raga. E vado di nuovo a terra. Hai anche, oltre i 10 normali, anche 7 da poison. Quanta è la tua vita normale? 9, quindi... 9? Quindi non ti one shot. Va bene male. Così. Non ti one shot. Va bene così. Ok. Cade terra. Oddio. Bene. Che poi non glielo posso dare svantaggio perché sta oltre i 5 feet, non lo posso fare. Perché è entro 5 feet. Va bene così. Era il secondo tiro, va bene, dai. Cosa farà adesso? Isis, prego. Wow, ok, prova a colpire il basilisco grande. Prego, non hai vantaggio. Lo so. 22. Colpito. Sono 7 danni. E dopodiché... però... No, Bless non faceva nulla, là. Poi? Così. Basta, mi sono mossa. A posto. True. Ok, ci sono io che sono scappata nella foresta praticamente. Sì. E sto cominciando ad ansimare. E tipo nella mia testa penso... non posso fare niente, non so fare niente. Ho lanciato e non l'ho presa. Adesso che cosa faccio? Che cosa faccio? Che cosa faccio? E sto cominciando ad andare in paranoia precisa. Perché non, mi sento totalmente inutile. Perché li vorrei aiutare... di più, ma so che non posso, e quindi tipo comincio ad andare in paranoia e vorrei allontanarmi, però mi sento una codarda e quindi cosa faccio? Torno un po' indietro.
quindi praticamente mi risposto di un po', bellissimo. Allora vediamo un poco, cioè non tantissimo, ok, quindi fino a qui, ok, torno un poco indietro per cercare di vedere la situazione e continuo in paranoiatissima a pensare a cosa posso fare perché mi sento inutile. Vorrei aiutarli, ho praticamente la balestrina in mano e sto tremando perché qualcosa è enorme e penso che non ce la farò mai. Quindi aspetto che o mi vengano incontro o qualcosa si avvicini e cerco magari tipo un piccolo cespuglio e mi sto tipo lì con la balestrina. Quindi hai fatto il movimento, vuoi nasconderti? Sì. Fai l'azione di stealth invece del dash, hai movimento. Esatto, esatto, standard. Sì, infatti ho utilizzato soltanto... E ti nascondi? Yes. Vediamo se riesco. Prego. Allora. Nel frattempo, vediamo Doran. Allora, hai fatto 6. Ok. Tiro salvezza su morte. Che si è resettato nel frattempo. Genissimo. Vale come 2 fallimenti. Ok. Devo andare così, fratello. Fine del turno. Il tuo stadio di petrificazione sarà il secondo. No, perché se. Deve fare il tiro salvezza di costituzione comunque. Che vuol dire che fallisce in automatico. Lui a terra. Vuol dire che fallisce in automatico. Non che non lo fa. È al secondo stadio. Ok. Allora. Bravo. Io faccio tutto per tutto. Nella testa mi viene in mente la mano sua, no? Quindi corro. Sono qua. E prendo rincorsa su un sasso, dopodiché salto verso la creatura, sì. E sì. Casto su me stesso guida e urlando con tutta la forza dico: vattene! E faccio una prova di intimidire, tipo voglio sembrare il più grande possibile dicendogli vattene! E faccio una prova di intimidire. Fuoco. Quindi ti sei avvicinato? Sì. Ci togli bless. Mi fai un tiro salvezza costituzione di C12? Sì, te la faccio subito. Ok. Se ti riguida ci togli bless, Fra. Lo so. Lo so. Comincia anche lui. Ok. Però ti sei bloccato. No, ma 2 non ne possiamo perdere. 1 sì, ma 2 no, è non ne possiamo perdere. Devo ancora fare la prova di intimidire, però. Hai guida, okay, hai guida. Vai. Tira il D4. Prego. Sì, lo so. No, il D4 non è al tiro salvezza. E faccio la prova di intimidire. L'ho fatto sperando nel punteggio più alto possibile. Tiro il D4. Devi tirare la roba in più. Dai, fai 15. 13. Tiro perché non si sa mai niente. Ne ho fatto comunque di più. Non è spaventato. Ok. Cal. Uso la mia lanterna per battergliela in faccia. La lanterna accesa, gliela sbatto in faccia. Io. E dovrebbe prendere fuoco. Certo. Tiro per colpire. Ti prego, ti prego. Porco. Però la essendo tocchi. Un tiro. Però aspetta, essendo dimmi. Un tiro per colpire, posso farne un altro. Double weapon fighting. Eh no, perché devi avere l'altra. L'arma leggera. Non è che hai 2 lanterne. Posso dargli un colpo con l'ascia e poi tirare la lanterna? No. No. La lanterna impatta, ma non si rompe. È più resistente di quanto pensassi. È una buona lanterna. Dannate scelte oculate! Che cazzo faccio? E niente, io ho attaccato con una. Ti attacca con la cetta. Posso attaccare con l'ascia. Rompila con l'accetta. L'ascia. Ah, bella idea. Rompo con l'ascia. La lanterna è lì sopra, sbatto l'ascia sopra la lanterna. Colpito per colpire. Lanterna. Dai, usiamo questo bellissimo D4. Lanciamo in D4, dai. La lanterna prega. Non fare 1 o 2. Ma non aveva, non c'era un aiuto per chi lo colpiva per primo, scusa. L'abbiamo usato dato in precedenza. 3. Va bene. Allora, la creatura prende fuoco e anche tu ti scotterai.
Va benissimo. Tira un D4, che è il danno da fuoco della lampadina lì, quella cosa lì. Comunque... Dopodiché, durante il suo turno sono 2D6, tipo, di danno da fuoco. Comunque, Lago, suggerisco, diceva giustamente, non si suggerisce, dicono in chat, Roby. A sto punto facciamo sì che ha usato la sua reazione per farlo, come House Rules che abbiamo messo. L'idea di spaccare la cosa, capito? Ma chi è che l'ha detto? Non io. Che Prula consiglia... Sì, sto dicendo, dato che è vero che non si consiglia... Che non si consiglia va bene che vi consigliate tra di voi. Ah, ok. Non... Assolutamente. Perché sennò ci morite. Ok. Un danno a te, un danno alla creatura. Durante il suo turno prende danni da fuoco, giusto? Funziona così, l'olio? Sì. 2d6 sì. O 2d4? 2d6. Durante il suo turno 2d6. Quindi questa creatura inizia a prendere fuoco. Bene. Basilisco. 2d6. Li tiriamo qui allora. 2d6. Te li tiro. Ah, tiro io. Ah, tira tu. Ha senso, due. Direi che è meglio, non credi? Va bene. Allora. Mi scusi. L'olio rimane a bruciare per turno o per il turno successivo? Mi sa che è un minuto, adesso controllo. Per un minuto? Mi sa che è un minuto, adesso controllo. C'è flask oil. Minuto so, è tanto. Oil. Ah no, dopo un minuto si restringe. Ti spiego. Prende fuoco subito, ma sì. Entro un minuto si secca e non piglia più fuoco, quello è. Ma una volta che piglia fuoco gli fa quel danno e basta, sennò sarebbe rottissimo l'olio praticamente. Ah, l'olio brucia per due round e esatto. Fa 5 danni. 5 danni, oh, quindi non 2 sì. Di 6. Sono 10 danni in totale. Sei. Vabbè. Sono 5. Magari l'ho spaventata. Che... O se non altro non guarda. Quindi questa non creatura in fuoco, la faccia in fiamme, perché tu li appena... Proverà a colpirti. Onesto, magari è svantaggio. Per quanto vantaggio. 20 e 20. 17. 17, no, non colpisce. Prego. Esiste. C'è una cosa, dai. Vorrei provare a riprodurre il suono che ha fatto, il verso che ha fatto il suo cucciolo quando è stato ferito. Per attirarla via da lì. Performance. Oh. Ma è un problema. Pregate. Oddio, prego sì. Ruola il verso, per favore. Tipo, farò il verso del gatto. Miau! No, tipo, dentro un moscerino in gola. Poi cosa farai? Con due performance faccio il verso del gatto. Bau. Bau, non... Faccio la scena. Ragazzi, vuole una sfiga sopraffina comunque. 1, 2, 3, 4, 5, sempre L. Termino. Mia, prego. Aiuto. Anche Bravor inizia a petrificarsi. Adesso devono fare il tiro salvezza. Deve fare il tiro salvezza. Sì, ma tanto ho detto Capru. Ma devo fare qualcosa. Posso... Vabbè, quello dopo. Tocca a Pru. Non sa so cosa fare, poverina. Allora, io cerco di tornare vicino, ma quanto qui? Boh, non lo so, ho un sacco paura di avvicinarmi troppo. Allora, cercherò di avvicinarmi, ma non tantissimo, perché ho un sacco paura che... Ok, non tantissimo quanto, cioè fammi vedere dove ti muovi. Mi sono spostata. Ok, va bene, sì, sei buona. Sono fuori ancora. provo a di nuovo a lanciare frecce. Prego, tiro per colpire. Again. 14. Non colpisci, mi dispiace. Il tiro colpirà la carcassa del corpo che si trova sotto la... Non ha vantaggio? Negativo. Perché la creatura non vede? Vuol dire lei che sta sparando a... E poi di distanza, possibile.
E niente, resto lì aspettando, non so che fare, cioè resto lì sempre con... Va bene. Mi accovaccio tipo terrorizzata. Sì, se quella creatura è accecata, tu hai vantaggio al tiro per colpire. Non è accecata la creatura, dell'ogli in faccia. E fiamme. E fiamme. Ah, ok. Non credo che gli occhi siano proprio benissimo, no? Vabbè, no, se non è accecato, okay. Allora va bene. Condizione accecato. D'accordo. Dell'ogli addosso. E... Ok. Io devo fare sempre il death. Sì. Speriamo. E niente, 20. Tiro salvezza su morte. Ti prego, ti prego, ti prego. Saluti, signori. Doran è andato. No. Doran è ufficialmente... Bravo, ora. I tuoi piedi sono bloccati. Ok, sono... E a questo momento non so che sono preoccupato di più. Tanto, tanto preoccupato. Non mi sono reso conto della morte di Doran. L'unica cosa che posso fare da bloccato è... castare taumaturgia e provare di nuovo a spaventarlo con proprio urlando di okay. Disperazione e cosa, dai. Urla tantissimo. Male. Ok. Sì, faccio massaggio di DC. Prego, tira. No. Niente. Mi fa un tiro salvezza costituzione su DC, cioè tu salvezza. 16. Passato. I tuoi okay. Piedi iniziano a ritornare soli. Ok, va bene. Inizia a risentirti i piedi. Ok. Cal. Passo. Estraggo la mia seconda ascia da guerra. E... tiro salvezza costituzione DC-12. Prima di fare l'azione. Ok. Sei di fronte a questa creatura. 1. Puoi fare l'azione. Ragazzi, capita. Che poi io mi sto chiedendo... Aspetta, però, una domanda. Io... non mi sta guardando la creatura, giusto? Tu stai guardando la creatura? Se l'attacchi... no, ma mica sono stronzo. Cioè, te l'ho detto... Vabbè, c'è sta. Se l'attacchi... Però è anche vero che la creatura non può vedermi. Non è l'occhio che ti guarda. Sei tu un master. Attacco due volte. Ho vantaggio... Certo. Non è vantaggio, tiro normale. Ti okay. Per colpire. 22. Colpito? E 19. Boom, vai, tiriamo pure il danno totale. 1 e 9. E l'altro è 8. Cazzarola, questo è iniziato prima, ragazzi. Ah, buono. È ferito. Beh, 5 danni più i 16, stanno 21, sì. Se colpite. Quindi, basilisco, 5 danni da fuoco, il fuoco si spegne. Sì. Di fronte a sé io. Se ha i due petrificati ormai niente, poco se ne importa. Bravo, tu l'hai passato il tiro salvezza su questa cosa, sì. Questo? Bravo, il tiro salvezza su okay. Costituzione DC 12 no. 10, inizia a petrificarti, tiro per colpire per Cal 17 con vantaggio. Siete mancato? Che detto? Mancato. Mancato. Isis. Questa cosa. Cioè l'unica cosa che può distrarla non è il dolore, ma il cucciolo in pericolo. Colpisci, porca puttana, devi colpire, santa la Madonna. Non si sposta se la colpisco, vabbè. Vai. Vuoi che la colpisco? Sì, la colpisco a questo vabbè. Punto. Vedi che fa. Non si sposterà da lì, cioè non si è spostata prima. Longbow, normal. Dopo abbiamo il post show per capire 7. Le decisioni. Manchi. 7. Lo so. Resto poi lì. Per il movimento, Pru, prego. Resto lì. Mo Pru si trasforma in demone. Allora, io lo sapevo. Se io provassi a infuocare una freccia, perdo l'azione, giusto? Sì. Sì. E non posso stare tipo con la freccia che fa fuoco. Mi prende fuoco tu. Puoi accenderti una freccia e sparare al turno dopo, però... Sì.
Vabbè, intanto... Dimmi, per il circuito come roleresti prendere fuoco alle frecce e sparare? Ci ho fatto un video. Lo so che ci ho fatto un video. Su cosa non ho fatto un video? Quindi... Vediamo che fa Pru. Se per risparmiare tempo... Lo puoi colpire. E se io tipo lascio andare la... le pietroline e... Vabbè, io mi sto immaginando è praticamente azione incendiare, striscio striscio la punta, è comunque un'azione. Sì, sì, niente, sì. Allora io gli lancio la freccia, provo il dardo, il quadrello, vai, esatto, tira per colpire e basta. Sono troppo spaventata, io mi immagino che sono troppo spaventata e quindi c'è sta balestra che mi fa così e non riesco a mirare bene. Ok. Bravo, mi sento stra-inutile. Ok. Non ti puoi muovere, ma... Va bene. Io non posso fare altro che castare Told the Dead. Guardo... Passato. Niente. Sta sottoscritto che suona la campana. Ok, faccio questo. Mi avvicino... Alla fine del turno, ricordatelo. Alla fine del turno. Metti avvicini che sei petrificato. Ah, sono petrificato. Allora, niente. Faccio il tiro salvezza. DC 12. Superato. Passato. E... passo. Come prima. Doppia sciata. Molto bene. Colpito. E 16. Colpito e colpito. Pochino. 12. È una pezza questa creatura. Ok, faccio il tiro salvezza. Porca puttana, se non mi avessi tolto questa fase. Mannaggia al clero di chi non ti possa prendere un colpo a te. Basilisco. Puoi editare, vero? Bravora. Tiro salvezza costituzione DC 12. Quando uscirà, uscirà, eh. Grazie. L'anima dei meglio. Vabbè, ho dovuto farlo. Insomma, che stiamo aspettando? Nel frattempo, tiriamo un mozzicone a Cal. Ma che è successo? Non ci sta scendo il tiro salvezza. Ma che è crashato? È un ritorno. Ok. Cal 19. Colpito. Non ha svantaggio? Tira normale, tu sei petrificato. 19 preso. 10 di danno più 7 da veleno. No. Veleno lo diminuisco. Sì. Di metà di 7, 3. 3, 3. Sì. Sto 13. A 1. Sto a 1. Dopodiché vediamo cosa fa Bravor, perché mi serve quel tiro salvezza. Vado. Costituzione C12. Inizia a petrificarti. Isis. Mi sto sentendo male. Vai, ti chiederò. Dai. Kill stila come non fai mai. Come fa sempre. La vita. Non mi sa. Ho cliccato. 23. Colpito. Tira il danno. 9. 9 danni. Come lo uccidi? No! Abbiamo ucciso! Vai, muoviti! Come lo uccidi, cazzo? Come lo uccidi? Freccina nell'occhio che gli arriva dietro il cranio. Io ti guardo in condisappunto. Spostibile? Va bene. Allora, in questo momento... Felice e Cal, mi fate il tiro salvezza di questa situazione. Hai il tempo di castare se vuoi, Felice. Non ho più slot. Ok,
Hai guidance. Non mi aiuta, è una prova. Aiuta per le prove, non per reti di salvezza. Mi muovo verso di loro di 25. Allora, la situazione è la seguente. Cal è pietrificato fino a metà busto, in questo momento qui. Ok. E Bravor è pietrificato almeno all'altezza delle ginocchia. Devo fare il tiro salvezza della vita, praticamente, giusto? Avete due tiri salvezza Bravor e un tiro salvezza Cal. Ragazzi, la valla spacca. È andata. Sono pietra. Rullatelo, rullatelo. Molto meglio. Io, quanti tiri salvezza ho io? Nei due, a disposizione. Vado col primo. Superato. Superato. Basta. Le tue gambe iniziano a riprendere forma. Ok. Cosa non riprende forma è il corpo di Cal e il corpo di Thoran, che ormai si è rotto addirittura. Uff. Di fronte a voi rimane bloccato Cal, che adesso mi direi come anche. Ispirazioncina no, eh? Per quello che ho fatto col basilisco, tirargli addosso il fuoco, tutto, praticamente l'ho one-solato, no. E vabbè. E come rimane? Occhi chiusi, accetta la morte, come deve rimanere? Il riposo di un guerriero. Feli, allora, guarda direi... quanto mi hai fatto rodere il culo quando hai tolto il bless, non ti fai un'idea. Era... Ed è in questo momento, allora, che interrompiamo la seconda... La seconda stagione, il secondo episodio. Con un Cal pietrificato e una morte di un personaggio, che in questo caso è Doran, quello di Gideon. Ok. Grazie a tutti quanti per essere stati con noi stasera. Ci sentiamo tra poco per il post-show, perché c'è molto di cui parlare. Tanti errori.